quella che si apre oggi sarà con molta probabilità la settimana della verità per Renzi e il suo governo. Alla vigilia del rush finale sull'Italicum, oggi in aula alla Camera, il Premier torna a metterci la faccia e lo fa in prima serata dagli studi di Che Tempo Che Fa. Walt Disney diceva che la data è la differenza tra un sogno e un progetto. E Renzi le date ce l'ha ben chiara in testa. Appuntamento mercoledì in Consiglio dei Ministri per approvare alcune delle ambiziose misure annunciate nel programma di governo. Cammino su un filo e sono molti ad aspettare di vedermi cadere giù, ha detto Renzi, che a luglio, per il semestre della presidenza italiana dell'Unione Europea, vuole arrivare con tutte le carte in regola. A partire dalla nuova legge elettorale, non ancora al sicuro però da fibrillazioni di alleati e non. La battaglia delle parlamentari sulla partita di genere e lista rischia di trasformarsi nel cavallo di Troia dell'intero accordo sulle riforme stretto con Berlusconi, ma Renzi si dice sicuro. È dunque a un passo, direi, dal traguardo. Il Premier guarda mercoledì, piano per il lavoro, edilizia scolastica, pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e poi ancora la nomina del magistrato antimafia Raffaele Cantone a capo dell'autorità anticorruzione. Ma il tema centrale sono le tasse. Bisogna dare un segnale forte e chiaro e sul piatto ci sono 10 miliardi di euro. Qualcuno, nel governo e fuori, vorrebbe destinarli alle imprese, altri alle buste paga dei lavoratori, ma mentre ognuno dice la sua, Renzi sembra aver già fatto la sua scelta. In questo scenario il modo vero per dare una mano alle imprese è innanzitutto semplificare il contesto, mentre c'è bisogno di dare uno scossone forte, molto forte, quindi meno io, sulle famiglie. E allora, questa mattina alle 11 precise, noi siamo già in onda perché siamo veramente precisi, anche alla Camera dovrebbero aprire per fare la discussione sulla legge elettorale. Ve ne daremmo conto, sono in ritardo di 1 minuto e 20 secondi, noi prenderemo nota di quanto ritardano, ma alla Camera di che si parlerà stamattina? Sostanzialmente il nodo da sciogliere stamattina è questo dell'emendamento sulla parità di genere, per avere un uomo e una donna in lista, in maniera, diciamo, paritaria, e per avere un capolista uomo e un capolista donna, perché in alcuni collegi, come ben sapete, potrebbe essere eletto solo il capolista e quindi sarebbe cruciale avere anche una donna. Pare che si vestiranno tutte di bianco le signore alla Camera, io mi sono vestita anche in studio così tanto per dare un segnale. Nel frattempo però ieri sera Matteo Renzi da par suo ha dettato l'agenda, noi pensavamo di partire stamattina sulla legge elettorale, ma è andato a Che Tempo Che Fa e ha detto parecchie cose, tra cui una cosa molto importante, che mercoledì i soldi che saranno piazzati, diciamo, sul piatto dell'economia italiana, questi famosi 10 miliardi, verranno usati per tagliare l'IRPEF, che vuol dire che chiunque guadagni meno di 1.500 euro al mese avrà uno sgravio, diciamo, di circa 100 euro, sia lavoratori dipendenti che non. Dunque su questo la CGIL ha già cominciato a dire la sua, la Confindustria pure, perché naturalmente molti dicono che bisogna dare una mano alle imprese, ma Renzi è stato molto chiaro, ha detto alle imprese basta sburocratizzare, i soldi diamoli alle famiglie e facciamoli cominciare un po' a consumare. Adesso diciamo che insomma durante la mattinata ci collegheremo con la Camera e capiremo come va avanti la legge elettorale, però nel frattempo io vi farei sentire un altro pezzettino, prima di passare la parola ai miei ospiti, un altro pezzetto di Renzi ieri sera, che ha detto una cosa abbastanza, diciamo, rivoluzionaria per come è fatto il nostro paese, cioè ha detto qualcuno non è d'accordo con quello che voglio fare, ce ne faremo una ragione, guardate. In questo scenario noi non dobbiamo pensare che ci sia un derby, Confindustria da una parte e la CGIL dall'altra, perché se iniziano così possiamo dire sia Confindustria che CGIL, cosa avete fatto in questi 20 anni per cambiare l'Italia? Cosa avete fatto mentre eravamo a discutere? Quindi a Confindustria, a CGIL, a CISL, noi diciamo ascoltiamo tutti, poi però cosa c'è da fare lo sappiamo perfettamente da soli. Senta. E lo faremo non pensando alle associazioni di categoria, ma pensando alle famiglie e alle imprese che stanno soffrendo e che hanno bisogno di risposte immediate. E noi diciamo il sussidio universale di disoccupazione, che vuol dire che se io perdo il posto di lavoro, per i primi 2 anni ho diritto ad avere dei soldi che vanno via via scemando, sono sempre meno, sì. Però devo prendere un impegno con la comunità, che qual è? Che è quello di frequentare un corso di formazione serio, non un corso di formazione fatto dagli amici degli amici. Avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione.
Paolo Pomicino, allora, ha detto una cosa interessante Renzi, perché ha detto non facciamo un po' per tutti, facciamo contenti tutti noi, io voglio fare una cosa, quella che decido io, che considero giusta io, che poi è anche un modo per mettere parecchi soldi su una partita, perché ricordiamo ancora tutti il cuneo fiscale di Prodi, no? Se tu cominci poi a dividere le risorse, finisce che non se ne accorge nessuno, così chi guadagna 1.300 euro al mese o 100 euro in più al mese, secondo me, cambia vita. Che ne pensa? Beh, cambia vita, non può, è insomma, un po' esagerato. È un aiuto vero, però lo senti? Mi sembra che Renzi riscopra una abitudine antica. Io le confesso, qui ci sono alcuni amici, in particolare Fabrizio Randolino, che non dirò alla mia età, ma insomma si ricorda benissimo le cose che sto per dire. Quando noi facevamo la finanziaria... Era bambino della Prima Repubblica, quindi circolava seppur bambino, sì, fra esatto, di voi. Esatto, però era un bambino intelligente bambino e preconcio. Però quando noi facevamo la finanziaria con Guido Carli e Rino Formica, noi eravamo preoccupati fino a quando i sindacati non facevano almeno 4 ore di sciopero. Se facevano 4 ore di sciopero, la finanziaria era giusta. Se non facevano niente, eravamo in un cul di sacco. Quindi questa questione... Per cui il governo debba sentire, ma poi debba decidere nella sua autonomia e il Parlamento nella sua sovranità deliberare, è una cosa giustissima. Quindi allora, vi faccio vedere il tweet. C'è una sola curiosità che io vorrei aggiungere, che è una curiosità che mi sta quasi ossessionando. Ma se c'erano tutti questi soldi, il Partito Democratico, perché non l'ha detto pure a Letta un mese fa? E io sono curioso di sapere dove stanno, perché delle due l'una... O c'erano e nessuno gliela ha fatti vedere. Vuole girare il coltello nella piaga. Le faccio presente che ieri Eugenio Scalfari su Repubblica ha raccontato di un lungo colloquio con Letta in cui Letta diceva che era già tutto pronto. Renzi arriva e mette in atto le politiche economiche che già avevo fatto io. Ma vediamo. Vediamo se se le mette in atto. Adesso promette di metterle in atto. Mercoledì però arriviamo. Allora, vi presento Gianluigi Pellegrino, avvocato, editorialista di Repubblica, esperto di legge elettorale, che però non gli piace l'Italia. Come adesso ci arriviamo. Fabrizio Randolino, collega, amico dell'aria che tira, è stato come dire, spin doctor della politica, però adesso è tornato a fare giornalista, scrive Se Europa. Guardiamo un attimo che ha scritto Raffaele Bonanni a proposito di quello che diceva prima Pomicino. Renzi non faccia l'errore di fare di tutta erba un fascio, ci sono sindacati e sindacati, ci sono politici e politici, tolga i paraocchi, come a dire... Con noi si può parlare, non siamo come la CGIL, io così ho capito. Però d'altra parte Rondolino, guardate qua quanto si è galvanizzato le parole di Renzi per farvi capire come è arrivato qui stamattina. Applausi a scena aperta contro il sindacato, a che tempi che fa. Renzi Rox, perché no, sei perché così contento? Che tempo che fa è una platea particolarmente conservatrice, cioè quel programma lì è il tempio della sinistra per bene. Ha beccato parecchi applausi ieri Renzi. Invece lui ha preso gli applausi quando ha detto delle cose bene. Si stanno convertendo al renzismo, anche che tempo che fa. Insomma, speriamo, è un buon segno, sì. E tu cosa pensi, che i sindacati vanno messi in un angolo in questa fase? No, non bisogna discutere troppo? No, adesso a parte le battute, perché c'è sempre, come dire, appunto, Twitter, come si dice, spinge alle battute polemiche. No, io penso che i sindacati abbiano un ottimo, un ruolo fondamentale, naturalmente, ma il punto è che devono essere ricondotti a questo ruolo, che è quello di rappresentanza di una parte minoritaria del mondo del lavoro, cioè i garantiti e il pubblico impiego, che sono la parte forte del mercato del lavoro, nel senso che appunto hanno una serie di garanzie che la maggior parte degli altri non ha, e tuttavia sono una minoranza, dunque non possiamo spiegamola pretendere... Spiegamola questa cosa però bene per chi ci ascolta. Quando uno agisce sul cuneo fiscale, agisce sostanzialmente su chi ha la busta paga, che sono i lavoratori dipendenti. Se invece agisci sull'IRPEF, agisci su tutti, anche i lavoratori non dipendenti, hanno un vantaggio all'IRPEF. Quindi l'idea di Renzi qual è? È di aprire a una platea più ampia rispetto esatto, a quella che viene normalmente difesa dai sindacati, questo per essere concreti. Diciamo, no? Di rivolgersi a tutte le famiglie e non a quelli che per il sistema fiscale italiano, avendola trattenuta alla fonte, sono quelli che sicuramente non hanno mai evaso il fisco. Diciamo, è vero che da parte del sindacato italiano c'è una maggiore attenzione a chi oggi ha già una garanzia, un posto di lavoro, questo è un limite dell'attività del sindacato, su questo non c'è dubbio. C'è però una parte di vero nella questione che pongono quando dicono attenzione, se è vero che l'Italia è il paese degli evasori, è altrettanto vero che una categoria che sicuramente non ha evaso mai è quella dei lavoratori dipendenti, che avendola trattenuta alla fonte non ha potuto evadere. Quindi diciamo, un conto è la giustizia a bocce ferme, un conto è la giustizia...
faccio esempio storica. Mio, così parliamo molto chiaramente. Io sono una partita IVA, lavoro la 7, non ho mai vaso un euro perché faccio la partita IVA qui dentro. Quello che mi pagano, io la metà lo pago di tasse. Allora, io nella ottica, diciamo, della vecchia divisione, sono una partita IVA, faccio come mi pare. Non è vero, perché ormai le partite IVA fanno un lavoro sostanzialmente da dipendenti, però con la partita IVA, e questa è diventata l'Italia di oggi, prendiamone atto di questo. E anche no? Questo è vero pure che c'è un'Italia dell'evasione fiscale. Insomma, assolutamente, ecco, c'è, questo, per carità, questo, però dobbiamo forse ridisegnare anche questa mappa. Però sono le... Io credo che l'opzione che dà Renzi è un'opzione che è giusta. Il problema che pongo è che sia concreta ed effettiva, cioè la promessa secondo me è condivisibile, la concentrazione delle risorse su un'unica voce pure lo farà con decreto legge o con un disegno di legge che prenderà un iter che chissà quando finirà, forse questo è il tema in questo momento più rilevante. Credo che sul piano fiscale il decreto sia lo strumento naturale, devo dire però che il diavolo si nasconde nei dettagli, perché quando si dice abolire l'IRPEF... O ridurre, naturalmente. Ridurre, scusi, no, certo, abolire sono sogni di gloria. Freudiano, appunto, ogni tanto un delirio onirico va pure bene da queste parti. Però se si riduce una delle aliquote IRPEF, si dà un contentino anche a chi è ricco e non ne ha bisogno. Perché anche tutti come paghiamo, lavoro dipendente. Perché tutti in prima parte paghiamo quella aliquota. Ecco, e allora il dato vero è la modalità con la quale si applica questo. Perché se si però applica lui dice chi sulle detrazioni sotto i 1.500 euro, ho capito, no? E allora quindi in realtà dovrebbe, ecco, in questo senso qua, non bisogna un attimo aumentare la detrazione, cambiare la progressività, l'aliquota, perché se riduce l'aliquota lo fa anche a favore di un dipendente che guadagna 250.000 euro l'anno, è un dipendente privato, pubblico che sia, e quindi non è giusto che sia. E quindi la concentrazione dipende anche dalle modalità di applicazione. Voglio un commento da Rondolino su un'altra frase che mi ha colpito ieri sera di Renzi. Renzi, insomma, si è capito che con la Camusso non si amano, lei è stata molto dura, lui ha detto ce ne faremo una ragione, se... Però poi quando mi si parla di Landini, Fiom dice abbiamo posizioni diverse, ma è una persona che mi fa piacere incontrare, ogni volta che lo incontro imparo qualcosa. Che vuol dire? Qual è l'obiettivo di dividere Camusso e Landini, secondo te? No, fa un po' effetto, perché effettivamente sarebbe difficile immaginare due posizioni più distanti, no? Però forse il punto, vabbè, c'è un'enorme partita tattica in corso, questa la conosciamo, cioè c'è il congresso... Cioè perché Landini è una spina nel fianco della Camusso, sì, lui li dà forza. Sì, sì, esatto, esatto, c'è il congresso CGIL in corso, congresso che è già predeterminato perché lì decidono prima, però comunque, come succedeva una volta nel Partito Comunista Sovietico, no? La CGIL c'ha, cioè, queste modalità antiche e tradizionali, tuttavia il peso della Fiom è comunque un peso forse più simbolico che reale, perché la CGIL, come sappiamo, è il sindacato dei pensionati, non di operai, però gli operai hanno simbolicamente un peso. E Renzi usa Landini evidentemente contro Camusso, però c'è un punto di contatto reale tra i due, tra Landini e Renzi, secondo me, ed è precisamente quest'idea, quello che cercavo di dire prima, quest'idea del sindacato come rappresentante non degli interessi generali dei lavoratori o tantomeno degli italiani, ma come rappresentante specifico degli interessi di una categoria, i lavoratori metalmeccanici, che naturalmente come tali, come qualsiasi altra categoria, meritano di essere tutelati, difesi, eccetera. Cioè Landini sembra aver abbandonato quest'idea appunto pansindacalista, chiamiamola così, no? Per cui il sindacato debba fare la politica economica degli italiani, per la buona ragione che gli italiani non sono iscritti al sindacato e non hanno neanche nessuna intenzione di iscriversi al sindacato. Quello che dice Randolino è una cosa giustissima, perché negli ultimi 20 anni si è verificata una cosa strana, ed era una notizia di cronaca che addirittura colse criticandola Fausto Bertinotti, e quanto dire, cioè i sindacati andavano dal governo, facevano lunghe trattative, facevano l'accordo andava in Parlamento e non si poteva più toccare, mentre al contrario avveniva che i sindacati andavano dal governo, facevano le loro rappresentazioni, però poi andavano in Parlamento a discutere con il Parlamento, è vero, le loro posizioni, mentre invece in questi 20 anni si faceva un accordo a Palazzo Chigi che era oggettivamente improprio e in realtà dava il sindacato quello che giustamente dice Nandolino, cioè una rappresentanza omnicomprensiva che non hanno, e quindi è giusto che ritornino nell'alveo di una rappresentazione di interessi di parte e che vadano in Parlamento, come ci vanno la Confindustria, come ci vanno tante altre persone e tante altre organizzazioni, a rappresentare le proprie idee e le proprie esigenze. Allora, quindi è una novità, è un ritorno
ha una saggezza. Passiamo un attimo al tema legge elettorale. Come avrete forse intravisto, la Boldrini ha aperto la seduta per dire però che è spostata alle 11.35, quindi continuiamo a aspettare che la cosa cominci. Come vede, in politica anche gli orari sono sempre possibili, perché è l'arte del possibile. Poi la 11.35. Entro le 11.35, vediamo. Va bene, riprenderà con votazione alle 11.35, va bene. Allora, nel frattempo però, ieri sera Renzi ne ha parlato della legge elettorale e ha parlato anche della parità di genere, ha detto non sia discussione sulle poltrone. Allora, vediamo cosa ha detto Renzi, poi proviamo a entrare nel merito per capire se è una battaglia giusta o invece nasconde delle insidie, come alcuni dicono. Vediamo. Il voto sulla legge elettorale è slittato, deve essere venerdì. Lei conferma che è la volta buona? Spero proprio di sì e penso proprio di sì. Secondo me si chiude, massimo martedì mattina. Il PD ha già detto una cosa importante, che noi comunque la parità di genere la facciamo. Non voglio far sembrare non importante il tema della parità di genere. Io da presidente della provincia ho fatto la giunta con parità di genere, da sindaco ho fatto la giunta con più donne che uomini, da segretario del PD nella squadra di segreteria ci sono più donne che uomini, al governo 8 donne e 8 uomini. Non credo che la parità di genere si affermi con un principio legislativo. Non tutti i partiti sono d'accordo. Allora, secondo me è giusto che sia una scelta politica. Il PD la vuol fare? Bravo, falla. La parità vera in Italia è quando non ci sarà più una ragazza che firma la lettera di dimissioni in bianco se rimane incinta. La parità vera è quando una donna non prende meno di un uomo facendo lo stesso mestiere. Allora, la Licia Ronzulli, che doveva essere con noi da Milano, ancora non è arrivata, quindi sarò l'unica donna a rappresentare le donne in questa discussione. Qual è il punto? Il punto minaccia. È che naturalmente non c'è donna intelligente e capace che non dica che le quote sono un orrore, che non siamo dei panda, non abbiamo bisogno di riserve indiane, però non c'è donna realista e concreta che non dica che se non si creano le condizioni per far arrivare donne, le donne non arrivano. In questo caso, partiamo da Pellegrino, questo emendamento lei lo condivide? Guarda, io ho fatto i ricorsi che accolti da TAR e Consiglio di Stato per 3 volte hanno annullato la giunta Alemanno, comune di Roma, perché prima non c'aveva nessuna donna, poi ne metteva una soltanto, nuovo ricorso, poi 2, nuovo ricorso, poi finalmente 3. Finalmente spintaneamente a fargli fare questo. Ecco, spintaneamente, meno male. Il TAR decide come sono fatte le giunte. Meno male perché c'era questa cosa abominevole per cui Alemanno sosteneva in provvedimenti ufficiali che in tutta Roma lui non trovava donne adeguate, nero su bianco, per fare l'assessore. Detto questo, qual è il punto? Perché quelle sentenze sono state positive e andrebbero lette, in particolare quelle del Consiglio di Stato, che dicono, attenzione, questa non è una cosa a favore delle donne, ma perché se si vuole governare una società fatta di uomini e di donne, già governarla è difficile, ma la precondizione minimamente necessaria è chi le governa sia formata. Ecco, ma il punto è perché fa la sentenza? Arrivo subito, perché la legge si impone dove il meccanismo è di nomina. Renzi ha detto, lui alla provincia, lui qua e lui là, dove c'è un meccanismo di nomina, di cooptazione, è giusto che ci sia una legge che impone. L'anomalia di tutta questa vicenda è che la legge elettorale è una legge a cooptazione e a nomina. Conseguentemente si richiede l'eccesso, quindi come devo dire, ad anomalia... Se ci fossero le preferenze... No. Una donna se la giocherebbe alla pari con un uomo e non avrebbe bisogno di legge. Io credo che il sistema dovrebbe essere quello dei collegi uninominali e dopodiché dovrebbero essere i partiti, dentro la norma sui partiti, a trovare applicazione del principio che è diventato costituzionale, articolo 51 della Costituzione, per cui c'è un obbligo costituzionale di promuovere e di garantire la parità di genere. Cioè, se i collegi fossero uninominali, cosa succederebbe? Che in uno ci andrebbe un uomo e non una donna? I partiti dovrebbero avere a loro volta l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione con una legge che li obbliga nella selezione delle candidature a garantire la parità di genere. Questo sarebbe un sistema minimamente civile. Nel momento in cui non c'è la legge sulla democraticità dei partiti e sul loro ordinamento costituzionale, c'è una legge elettorale a cooptazione, identica a com'era il Porcellum, e poi semmai ne parleremo più nel dettaglio, soltanto un'altra anomalia può garantire la parità di genere, cioè garantire che ci siano adeguatamente donne e uomini nelle liste cooptate. Rondolino e Pomicino.
No, è che dello schema dell'avvocato Pellegrino è eliminato il diritto di scelta. È eliminato dalla legge elettorale il diritto di scelta dei cittadini. No, del tuo sistema. Perché? Perché lo Stato decide quante donne candidate, dove mettere, quanti collegi, cosa sopra. Forse obbliga i partiti a fare delle scelte. Non mi devo essere spiegato. Obbliga il partito a rispettare l'articolo 51 della Costituzione, che basta, forse bisognerebbe leggerlo prima di parlare di queste cose. Va bene. Io penso in una... Leggiamolo l'articolo. Comunque la Costituzione, sebbene la più bella del mondo, è anche piena di sciocchezze, questo credo che lo possiamo dire, no? Visto che l'articolo 21 garantisce la libertà di espressione. Il 51 è stato inserito su direttive europee. Una cosa di civiltà, diciamo. Certo, sì, cose che non ti piace. No, a me non piace niente, ma non mi piace proprio per niente, nel senso che penso che sia una limitazione anche piuttosto grave dei diritti costituzionali di ciascuno di noi. Non mi piace nessuna come affirmative action, come li chiamano gli americani, cioè nessun tipo di legge che interviene per modificare diciamo artificialmente un equilibrio, un disequilibrio che esiste nella società, e lo fa e pretende di farlo per legge dall'alto. Prima di tutto perché questo è oggettivamente, qualsiasi cosa scriva la Costituzione, dicono i costituzionalisti, una limitazione del diritto di voto, perché il diritto di voto si basa sul fatto che io scelgo quello che mi viene offerto, non quello che una legge obbliga i partiti a offrirmi, no? È un concetto molto diverso, da un lato. Dall'altro non ho mai creduto, perché non ha mai funzionato così, che imporre le cose dall'alto, appunto secondo uno schema tipico, insomma, non dico della sinistra, ma insomma di una... È un'ideologia che sì, certo, di sinistra, ma non è solo di sinistra, cioè la pretesa che se tu fai una legge, se tu imponi un comportamento per legge, poi questo diventa... Educhi la società. Invece non è affatto così, la società si educa educando, no? Si educa allora a scuola, allora si educa nei luoghi opportuni. Quindi ha ragione Renzi, finché avremo un paese in cui bisogna firmare le dimissioni in bianco prima di essere assunta, il fatto che mi metti in Parlamento più donne non mi cambia nulla, è questo che stai dicendo? Ma poi sentiamo il dettaglio, poi molte di queste donne sono scelte dagli uomini, perché sono gli uomini che scelgono, siccome i segretari partiti sono maschi, cioè, quindi siamo lì da capo. Allora cosa fai? Una legge che obbliga un partito sì, un partito no, ad avere un segretario femmina. Cioè entriamo poi ci sono gli omosessuali, poi ci sono gli zingari, poi ci sono gli ebrei, poi ci sono le minoranze religiose, cioè ognuno di loro allora ha diritto. Però levare agli zingari e agli ebrei, omosessuali però, no? Ha ragione in questo Felipe, quando dice la società in cui viviamo è una società fatta tanto di donne, le donne sono di più degli uomini, hanno un ruolo. Infatti, rappresentarla poi in politica, ma che è una simmetria. Perfetto, ma questo avviene spontaneamente, perché il bello della libertà, mentre tutte le strutture dirigistiche a un certo punto crollano perché sono rigide, il bello della libertà è la flessibilità, tant'è che infatti siamo pieni di donne in carriera, naturalmente sono meno di quelle che servirebbero, ma lo decide la storia, come guardi, dire, nei decide comuni il costume. Cosa è successo? Non lo può decidere una legge. Se noi raccontassimo che cosa è successo nei comuni cosa è successo? C'era un meccanismo di elezione, meccanismo proporzionale o nelle province con i collegi uninominali. Dopodiché le norme imposte dalla Costituzione hanno imposto ai sindaci di formare le giunte tenendo conto della cosiddetta parità di genere, dove c'è la nomina. Questo ha fatto sì che poi siano nate personalità politiche, donne che poi si sono candidate alle elezioni e si sono potute affermare. L'anomalia sta nel sistema elettorale. Una volta che il sistema elettorale è per cooptazione, dobbiamo applicare le regole della cooptazione. Allora, scusatemi, saluto Licia Ronzulli che è arrivata, vestita di bianco anche lei, quindi mi pare questo un chiaro segnale sulla giornata di oggi. Io lo saluto, buongiorno a tutti, in realtà è soltanto un caso. Ma qualcosa da dire su questo, francamente ce l'ho, e quando lei mi dà il via io parto. Allora le faccio vedere un istante una cosa, cioè un pezzo di un'intervista a Maria Elena Boschi che abbiamo fatto in questo piccolo paese che si chiama Laterina, vicino Arezzo, in cui è nata la Boschi. La nostra giornalista Federica Sanna era lì, insomma l'intervista la vedremo in vari passaggi, però sul tema parità, anche perché a me mi aveva colpito che di 8 ministre donne del governo nessuno aveva aperto bocca su questo tema, quindi ci siamo chiesti perché. Sentiamo la Boschi e sentiamo anche la Ronzulli cosa vuole dire. Non c'è una bocciatura sulle quote rosa perché ancora non abbiamo votato in aula la parte relativa alla parità di genere sulla legge elettorale, quindi vedremo quello che succede lunedì, abbiamo ancora 2 giorni per lavorare anche su questo tema. È una legge elettorale che già comunque prevede un qualcosa che prima non c'era, cioè un 50% di candidate donne e non più di 2 persone dello stesso sesso in lista consecutivamente. Se ci sarà un'intesa con le altre forze politiche possiamo portare
apportare ulteriori miglioramenti, ma ci deve essere l'accordo di tutti. Il PD sulle quote rosa, diciamo così, ma sulla parità di genere ha fatto un grande lavoro portando il 40% delle deputate donne in Parlamento e c'è un impegno assunto dal nostro segretario Matteo Renzi in direzione di garantire la parità di genere per quanto riguarda il Partito Democratico. Allora, il resto dell'intervista lo sentiamo più tardi, però il punto che mi pare mettere in luce la Boschi Ronzulli è che insomma, il Partito Democratico su questo si impegna, però se bisogna scriverlo nero su bianco e mandare all'aria un accordo o creare dei problemi a questo iter della legge elettorale che invece è fondamentale chiudere tra oggi e domattina, è meglio non sollevare troppo la questione, se capisco bene. Lei che dice? No, intanto volevo partire da quello che aveva detto Rondolino prima e su alcune cose mi trovo anche d'accordo. Anche io, francamente, non sono per una limitazione, non sono per porre le cose dall'alto, perché da liberale quali sono le cose obbligatorie, mi hanno sempre dato fastidio. Però, c'è un però, purtroppo, Rondolino, la flessibilità in Italia non funziona. E quindi bisogna imparare anche, non sempre, però molte volte dai paesi nordici, dove uno strumento inizialmente obbligatorio è diventato facoltativo, al punto che il 60% delle donne in politica nel nord Europa è fatta su base volontaria e non più obbligatoria. Allora io dico questo, quote rosa, legge elettorale, parità di genere, è la stessa cosa. Dove purtroppo in un paese come il nostro, per questioni antropologiche, ancestrali, questa flessibilità non avviene, allora c'è bisogno di uno shock positivo. Lo shock positivo lo si dà con uno strumento obbligatorio, sperando che questo strumento obbligatorio nel tempo possa diventare facoltativo, e questo shock positivo serve a cambiare la cultura di questo paese. Questo dico. Poi, per carità, io non voglio una posizione. Ma l'ha letto cosa ha detto Maurizio Gasparri, Ronzulli? Appartiene al genere e non perché. Cioè, è ovvio che il merito viene prima, è ovvio che la preparazione viene prima. È vero che non è perché ci sono 8 donne ministro, questo governo sarà preparatissimo. Scusi Ronzulli, però Gasparri ha detto una frase abbastanza dura sulle donne del PD, ha detto sono state tutte nominate da Berlusconi e adesso si permettono pure di chiedere le poltrone al prossimo giro. Invece gli uomini no. Siamo stati nominati tutti da Berlusconi, dal primo all'ultimo. Esatto. Francamente, questo è il problema. Ma è anche vero che Berlusconi è stato il primo, diciamo così, a cambiare l'arco parlamentare anni fa, introducendo tantissime donne e portando al governo molte ministre preparate. Però gente come Gasparri, che tiene una tradizione politica diversa, aveva i suoi voti, naturalmente su questa cosa si sente, come dire, di poter rivendicare una storia diversa, immagino. Sì, è vero, è verissimo. Maurizio viene da una tradizione politica e da una preparazione, da una militanza, dove la presenza sul territorio è sempre stata importante, ha preso le sue preferenze. Però è anche vero che erano anni dove c'erano soltanto uomini a fare politica. E siccome lei prima ha detto appunto che la maggior parte delle donne in Italia sono sono la maggioranza in Italia, dobbiamo fare anche una rappresentazione plastica e fotografare la realtà dell'Italia. Quindi dare a queste persone, alle donne preparate, per carità, nessuno sta dicendo di mandare lì delle persone che non abbiano la preparazione, però a parità di preparazione probabilmente un po' più di spazio alle donne bisogna darlo. Pomicino. Dunque, mi sembra che la Renzulli sia un deputato europeo, o sbaglio? Sì, deputato europeo. Quindi mi sembra che sia stata eletta con la preferenza. Con le preferenze. Brava, ecco, e quindi non è stata nominata. La Renzulli dice... prego, no, se vuole interrompere, prego. No, scusi, solo per dirle, è vero, ho preso le mie 40.000 preferenze, ma perché qualcuno ha deciso di candidarmi in una lista. Io lo dico sempre. Ah, entrare in una lista è una cosa. Ma guardi, no, che nella lista... Io dico sempre che sono comunque le segreterie che alla fine... io per esempio sono una che non vuole le preferenze perché trovo che sia un'ipocrisia, perché alla fine è la segreteria del partito che decide chi candidare per far correre. No, ma guardi, con tutto il rispetto, lei sta offendendo gli italiani e i suoi elettori, perché io posso capire che qualcuno entri in lista e quindi si abbia la decisione di mettere il 50% i candidati, ma poi bisogna lasciare agli elettorati che, per quanto possano essere, come dire, governati, c'è una profonda libertà dell'elettorato che decide Renzulli sì e Pinto Pallo no. Sono d'accordo con lei. E allora, premesso questo, lei ha parlato di shock, è vero, lo shock per rianimare, ma in questa legge elettorale c'è un infarto democratico, per cui non si vota più.
In realtà, ancora una volta, i deputati e le senatrici, fino a quando ci saranno, o i senatori, saranno nominati. È ovvio che non lasciando alla libertà dei singoli elettori la scelta di deputati e senatori, è più che naturale la posizione, diciamo, delle donne di oggi, che dicono: dal momento che dovete nominare, ha ragione Pellegrini, è ovvio che dovete nominare, non candidare. Cioè, se mi mettete al terzo posto, facciamo per finta. Posso essere anche Wonder Woman, ma non arrivo. Sono un portatore di voti. Ha ragione anche il mio amico Randolino sul piano teorico, perché non c'è dubbio che negli altri paesi, e la Renzulli me lo potrà testimoniare perché è stato in Parlamento europeo come ci sono stato io, in nessun altro paese le grandi dirigenti politiche non sono mai state figlie delle quota rosa. Ma poi non vi dimenticate che anche 50 anni fa c'erano delle donne autorevoli che erano in politica. Ne cito una per tutte, Tina Anselmi, ma la Franca Fanciulli, la Nilde Iotti. Per questo, cioè, in Inghilterra sarà Margaret Thatcher. C'era la Thatcher nel caso specifico. Voglio dire che ha ragione Rondolino nel dire che questo dovrebbe essere affidato alla politica, sempre quando la politica, nel fare la legge elettorale, lasciasse all'elettorato la libertà di scegliere. Non la lasciano e quindi c'è bisogno della parità di abbiamo evocato Berlusconi. Scusi, dottoressa Merlino, scusi, devo solo puntualizzare una cosa. Dica. Vorrei ricordare all'onorevole che in Parlamento europeo l'Italia è l'unico Stato su 28 che ha le preferenze. Quindi tutti gli altri 27 nominano i loro parlamentari. Ha ragione. E le assicuro che la maggior parte delle liste fatte, la maggioranza è fatta da donne. Infatti il Parlamento europeo non rappresenta nessuno, come noto. Ha ragione. Questo è il problema. Questo è uno dei problemi di delegittimazione del Parlamento europeo. Però l'Italia è l'unico paese nel quale da 20 anni ci sono i partiti personali, dove cioè i segretari politici sono padroni dei partiti. A proposito dei partiti personali, a proposito di chi nomina chi, sono detto a Berlusconi, ha nominati tutti, Berlusconi ieri non è andato a Taormina dove c'era il congresso di Forza. Il Club Forza Silvio, però ha fatto una telefonata, noi siamo andati lì con Antonio Condorelli, guardate com'è andata la giornata nella bellissima Taormina. Forza Italia ha iniziato il lungo cammino verso le europee radunando in Sicilia, a Taormina, i fondatori del club Forza Silvio. Erano presenti centinaia di militanti, ma il cavaliere ha scelto di non apparire. E lui voleva essere qua, ve lo dico con grande franchezza. Poi una serie di ragioni abbiamo ritenuto di no. Probabilmente accadimenti dei prossimi mesi vedremo. Il prossimo 10 aprile il Tribunale di Sorveglianza di Milano stabilirà se Berlusconi dovrà scontare gli 8 mesi di pena per la condanna Mediaset ai domiciliari o ai servizi sociali. Per questo i fedelissimi si sono dovuti accontentare di una telefonata. Presidente, sei in linea? Punto primo, rivendicare il passato. Poco dopo arriva la frecciatina al nuovo presidente del Consiglio. E adesso ci troviamo per la terza volta consecutiva con un governo che non è eletto dai cittadini. Anche i colonnelli dei club Forza Silvio contestano Renzi. Mi sembra che stia facendo campagna elettorale più che governare l'Italia. Il mio modesto avviso è un fuoco di paglia. Scartata l'idea di una candidatura del leader di Forza Italia come capolista alle europee, che rischierebbe di essere dichiarata illegittima mandando in fumo un intero patrimonio di voti, torna in auge l'ipotesi che assicuri il brand Berlusconi, candidare uno dei figli del cavaliere, Barbara, Pier Silvio. A Taormina i più preferiscono Marina. È un nome importante, è un brand importante, potrebbe essere certamente una continuità nella innovazione di una donna dinamica
è intraprendente. Sarebbe perfetto. Altro che il quote rosa, la dinastia, però, insomma, dice il signore che Amedeo Marina sarebbe un brand importante. Che dici, Fabrizio, perché il Cavaliere, secondo te, è centrale nella vita politica in questa fase, con l'accordo con Renzi, però è molto defilato dal punto di vista mediatico, perché c'è questo problema effettivamente del 10 di aprile che incombe? Questo sicuramente, almeno io poi non ho fonti dirette, però, insomma, sembra che lui sia effettivamente molto... Forse più che preoccupato, perché quello era il conto, anche molto personalmente amareggiato, perché poi adesso io non voglio riaprire questa discussione su Berlusconi, perché altrimenti ricominciamo a litigare, eccetera, eccetera. Però insomma c'è una certa incongruenza tra un percorso politico e poi appunto questa cosa dei servizi sociali, che vabbè, comunque insomma sarà quello che sarà. All'amarezza personale, secondo me, si unisce anche un fastidio politico crescente. Adesso credo che l'onorevole Ronzulli sia costretto a smentire, però la mia impressione è che Berlusconi non ne possa più dei suoi, esclusi presenti naturalmente, Lucia, insomma, cioè che tutto questo, che diciamo la verità, sta Forza Italia 2.0 non ha funzionato, anche da quelle immagini lo vediamo, il vecchio ceto politico, dovevano esserci 10.000 giovani, non se ne è visto neanche uno, i club sono alla fine appunto sono sezioni di partito ripittate, Falchi, Colombe continuano in qualche modo a litigare, non c'è un erede vistoso, il fatto stesso che una volta al mese si parli di uno dei figli di Berlusconi significa che non c'è un erede politico, no? Non c'è un Renzi, non nel senso delle qualità, ma nel senso del metodo, che quello che fa la differenza è che Renzi è uno che si è preso senza il potere senza chiedere permesso, quello è quello che fa un leader, non il fatto che sei bravo o cattivo, poi bravo o cattivo lo si vedrà dopo, diciamo, ti misurano. Quindi tutte queste cose qui mi fanno immaginare un Berlusconi che non sul viale del tramonto e neanche sul viale dell'esilio, perché anche questo non credo che rientri nella psicologia del personaggio. Però scocciato. Però abbastanza scocciato, sì. Diciamo che abbastanza scocciato lo possiamo, credo, dire. E chi è causa di sbagliare? Il piano a se stesso. Perché la verità è così. Se in realtà non si fa crescere una classe dirigente in grado di reggere, per cui c'è bisogno di chiamare... Io sono non ostacolo le dinastie, perché in tutte le grandi democrazie le dinastie ci sono, i Clinton, i Bush, i Kennedy, non ne parliamo. Però il dato vero è che Marina e Pier Silvio, devo dire, non hanno mai avuto un interesse politico, sono grandi manager. Non hanno neanche voglia, se lo faranno, lo faranno malincuore. Ma il dato vero però è che Berlusconi è talmente intelligente. Ma Berlusconi ha mai avuto un interesse politico. Berlusconi è talmente vero, ha detto benissimo l'onorevole Renzulli. La verità è che Silvio Berlusconi, nemmeno lui ha mai avuto un interesse politico, ed è verissimo. Quindi Silvio Berlusconi non se ne importa nulla del futuro, né di Forza Italia, né del centro. Mi scusi Ronzulli, scusate, pubblicità, poi rientriamo e continuiamo il dibattito. Arriva anche Maurizio Gasparri in collegamento dal Senato, così sentiamo la sua opinione in viva voce sulla parità di genere. Allora, eccoci qua, ritorniamo subito in collegamento col Senato con Maurizio Gasparri che ci ha raggiunto, anche perché Gasparri, come voi sapete, è il mio insider dentro il Parlamento, quindi adesso mi spiegherà perché altri 35 minuti di pausa alla Camera. Che succede? State chiacchierando, state discutendo, state cambiando qualcosa? No, io... Lei sta al Senato, però sta tutto, Camera, io però lo so. C'è il Comitato dei Nove... Beh, so tutto. Diciamo che ci sono dei dubbi anche sulla costituzionalità di questo vincolo, perché vorrei ricordare che nel passato, quando erano stati introdotti dei vincoli uomo-donna, eccetera, spesso la Corte Costituzionale ha trovato da ridire. È giusto promuovere e tutelare la presenza delle donne, però se si dovesse andare a una legislazione troppo rigida c'è il rischio poi di incorrere nei rigori della Corte Costituzionale, che nel passato già si occupò della materia delle quote. Quindi io credo che sia bene che il Comitato dei Nove e poi la Camera, che oggi deve
spero, concludere l'esame della legge elettorale, trovi delle formule che, promuovendo le opportunità per tutti, evitino di assumere decisioni apparentemente sagge, sostanzialmente contrarie alla Costituzione. Allora, Gaspari, andiamo con ordine, perché lei è stato il più politicamente, lei è stato il più politicamente scorretto di tutti. Ha detto testualmente che le donne del suo partito sono state tutte nominate da Berlusconi ed ora sgomitano per avere più posti. Una frase, insomma, abbastanza tosta. Perché è stato così cattivo con le donne? No, io sono stato sempre generoso con le donne. Quando fui ministro mi imposi l'obiettivo volontariamente, non per legge, di avere una maggioranza di donne negli incarichi principali del ministero. E guardando i curricula, a parità di competenze, ero sempre più favorevole a donne. Peraltro parliamo di dirigenti di età matura, quindi non c'era nemmeno una componente estetica. Ritengo che sia giusto promuovere la presenza delle donne. Il governo Berlusconi, non per obbligo, ha fatto sì che donne come la Giannini, come la Meloni, come la Prestigiacomo, come la Carfagna, abbiano potuto svolgere bene la loro funzione ed essere apprezzate. Sono contro l'imposizione per legge. Scusi Gasparri, che c'è Rondolino 40, che vuol fare una, un'osservazione su questa sua battuta sulle donne di una certa età io sono un fan senza di... componenti estetiche. No, io sono un fan di Gasparri, però questa battuta la dovevi fare, Maurizio, perché... Se tu dici al di là delle componenti estetiche, no, è come dire, è una cos'è? Excusatio non petita. Non petita, accusatio garantita, capito? Fuggire alle tentazioni, diciamo. Rondolino, perché purtroppo c'è la presunzione, sì, no, c'è la presunzione, no, lo capisco, che chi sceglie le donne lo faccia solo per motivi reconditi. Io nominavo direttori generali, diciamo, ci stanno, anche con dire cinquantenni. Ma sono bellissime le cinquantenni, Gasparri, peggiora la tua situazione così. Ma mia moglie è una splendida cinquantenne, per esempio. Dire... Vabbè. Sì, sì, però voglio dire, le donne vanno sostenute a prescindere da appunto gli aspetti dove spesso, no, si va a fare della facile ironia o allusioni. Voglio anche dire che, tra l'altro, io non ho capito, a sinistra molti vogliono le preferenze, proprio vogliono le quote. Le donne hanno avuto più spazio grazie paradossalmente alle liste bloccate, perché con le preferenze che molti invocano probabilmente potrebbero incontrare, non tutte, alcune sarebbero bravissime, alcune potrebbero avere minori opportunità. Quindi io credo che, insomma, non bisogna esagerare. Una quota troppo alta, troppo rigida, rischia di far vincere le preferenze, e poi con le preferenze, se venissero introdotte nella legge elettorale, e poi faremo il bilancio alla fine. Può darsi che le donne con le preferenze abbiano meno opportunità di una quota non troppo esagerata, ecco, se ma è mi pare di poter dire che troppo vuole nulla così. Sulla costituzionalità una cosa. Allora, quello che dicevano prima è Studio Pomicino e Pellegrino, proprio il contrario, Gaspari, cioè dicevano se c'è una vera gara, perché con le preferenze devi andarti a conquistare i tuoi voti, non c'è bisogno di questa regola così rigida. Se invece si lavora per cooptazione, se non c'è la regola rischiamo davvero che poi si faccia come, cioè ogni segretario di partito faccia come vuole, e quindi le donne possono esserci come non esserci a secondo degli equilibri interni a un partito. Era questo il punto sollevato. Ma io credo difatti, guardi, che se oggi dovesse essere introdotto un vincolo troppo rigido di quote, poi alla fine o alla Camera stessa o nel prosieguo dell'iter vinceranno le preferenze, e a quel punto io conosco donne che prendono molte più preferenze di uomini, però mediamente io credo che se si dovesse votare con le preferenze avremmo una presenza di donne inferiore a quella attuale. Quindi inviterei tutti a non esagerare. Io vorrei chiedere al mio amico Gasparri, dirigente politico da tantissimi anni, anzi hanno ragione, grazie a Dio, se lui è per le preferenze oppure per le nomine, perché questo è l'anomalia di questa io legge. Ero per le preferenze, ho preso perfetto, atto, grazie, la risposta è esatta Paolo, io ero per le preferenze, lo so benissimo però ho preso atto che prevale un altro orientamento, e vabbè, ho capito, prevale l'orientamento, prevale l'orientamento di due persone che si sono riunite e hanno deciso, punto, fino alla trasmissione. Comunque stiamo discutendo di una legge elettorale che così come la stanno approvando non verrà applicata mai. Quindi stiamo parlando di una cosa che così come la stanno approvando oggi, perché la stanno approvando solo per la Camera e non per il Senato, ed è pacifico che in questo modo alle elezioni non si può andare, questa specie di schifezza che stanno approvando non verrà mai applicata. Quindi
c'è tutto questo dibattito. Può essere abolito il Senato, però, Pellegrino. Quando verrà abolito il Senato? Allora poi ne riparleremo. Ci si sta affrettando, dicendo, ho sentito anche Renzi, francamente, che diceva entro lunedì o martedì, per far cosa? Per fare una legge che non verrà applicata. E come molti avevamo chiesto al Presidente della Repubblica, lui da un lato ha detto che non poteva intervenire, dall'altro giustamente ha convinto tutti, usando la sua moral suasion, che ora che andrà al Senato questa legge verrà messa in un cantuccio, andrà avanti se possibile questa riforma del Senato, ove mai questa riforma del Senato riuscisse veramente a prendere piede, di nuovo si potrà riparlare di legge elettorale che verrà profondamente modificata al Senato e tornerà alla Camera. Con l'ultimo paradosso, questa volta virtuoso, che il primo atto che dovrebbe annunciare la fine del bicameralismo perfetto e la fine delle navette di una legge che va da una parte all'altra, grazie alle navette avrà meno abomini di quello che stanno partorendo oggi alla Camera. Quindi stiamo attenti da un lato a non, diciamo... Ma quali sono gli abomini di questa legge elettorale? Questa legge elettorale, gli abomini c'era un'infinità. Ma tipo? Li diciamo tutti. Non esiste, gli abomini, poi sentiamo di nuovo Gasparri. Non esiste nessuna legge elettorale al mondo che preveda il ballottaggio, giustamente, e il ballottaggio è finalizzato a prendere il 50+1%, come i comuni, e che però poi fa evitare il ballottaggio prendendo il 37%. Voi, se girate il mondo, lo rivoltate, non troverete mai questo abominio, che da un lato prevediamo il ballottaggio e dall'altro diciamo che... È una clausola di sicurezza per evitare le larghe intese, al contrario, a parte che fai di tutto per, in questo modo, per aumentarle le larghe intese e per enfatizzare il potere dei piccoli, ma mi faccia dire, il paradosso che in questo modo raggiungiamo è che c'è una maggiore legittimazione democratica se si vince al secondo turno rispetto a quello se si vince al primo. Infatti, la legge per i sindaci, che hanno voluto scimmiottare, dice che si fa il ballottaggio per pigliare il 51%, il ballottaggio non si fa, casomai uno al primo turno già prende il 51%, sì, quindi già basterebbe questo. Dopodiché lo schifo del porcellum, che cos'erano? Le liste bloccate. Stanno facendo le liste bloccatissime, non bloccate. No, avevano detto massimo... No, sono collegi plurinominali, non sono liste bloccate. Hanno detto massimo 3-4 nomi, avevano detto all'inizio, per farcela digerire. Sì. E adesso stanno già arrivati a 8, come avete detto. Allora, scusatemi, voglio sentire Gasparri e poi Ronzulli. Gasparri, perché Pellegrino ci sta dicendo che di fatto è tutta una grande farsa quella che stiamo vivendo. Ma no, io sono credo qui da settimane che non parlo d'altro, insomma, per me è deprimente il tutto. È possibile, scusi, possibile anche che ci siano modifiche, del resto finché non si supera il bicameralismo le due assemblee esistono e possono introdurre delle loro novità, però io credo che la legge si debba fare, che non esista al mondo una legge perfetta, perché col doppio turno alla francese ci furono le coabitazioni tra socialisti e gollisti all'Eliseo, la legge inglese che veniva magnificata ha fatto sì che poi i conservatori si siano dovuti alleare con i liberal democratici, la Merkel col sistema tedesco su cui ci hanno fatto una testa così tutta la vita ha preso il 42%, non gli sono bastati i seggi per avere la maggioranza. In America il presidenzialismo americano, che io prediligo, vede il presidente, anche quello attuale Obama, dovere trattare con un congresso che periodicamente può essere ostile alla presidenza. Quindi attenzione, la legge perfetta non esiste, questa è una legge che si può migliorare, però il fatto di dare un premio di maggioranza raggiungendo un certo quorum è proprio quello che la Corte Costituzionale auspicava. Per quanto riguarda la questione preferenze, liste bloccate, io che ero culturalmente più propenso alle preferenze ho preso atto che anche nel mio partito, in tutti i partiti, vera più predisposizione verso un'altra scelta. Credo che questa rigidità del 50% delle quote delle donne riporterà probabilmente nel corso dell'iter alla preferenza e quindi che le donne, per volere una quota troppo alta garantita, potrebbero con le preferenze rischiare di avere meno elette. Quindi attenzione, si chiama l'eterogenesi dei fini, uno cerca di raggiungere uno scopo e ne raggiunge un altro. Consiglierei a tutte le donne vestite in bianco oggi di riflettere su quale può essere l'esito finale. È giusto garantire una maggiore parità dei sessi, ma una norma troppo rigida può determinare una libera reazione del Parlamento e a quel punto, se le preferenze dovessero tornare prepotentemente sulla scena, e chi se la prende con gli uomini perché sono prepotenti può prendersela pure con gli elettori se fossero chiamati a scegliere maschi, uomini o quello che vogliono loro. Allora, mi scusi Gasparri, Sisto ha parlato alla Camera, ha chiesto il rinvio alle 14:30, Lega e SEL sono contrari al rinvio. Sisto ha anche detto in maniera molto chiara quello che ha detto Gasparri prima: c'è un rischio di incostituzionalità
dell'emendamento sulla come parità. Vede sono informato, ma, no, sono ma guarda, non so io per... no, chiedo scusa, sentenza... la Corte Costituzionale ha detto il contrario, però allora, non scusate, si può... ma... adesso sentiamo la Ronzulli 30 secondi, poi andiamo c'è in pubblicità. C'è una sentenza, allora vi do un altro tassello, vi do un altro tassello, c'è una sentenza del 1995, facciamo dopo... acqua e fuoco, e poi ve la cercate dopo... e ve la leggete. E quelle dopo, forse bisognerebbe leggersi pure quelle dopo. La Costituzione è come la famosa... Ronzulli, scusate, devo dare la parola a Ronzulli. Ronzulli, la prego di essere molto rapida, poi andiamo sì, a prendo la parola di nuovo. Allora, vabbè, molto l'ha già detto il senatore Gasparri, quindi non vorrei ritornare per togliere tempo, però in effetti quello della soglia del ballottaggio è un modo per evitare appunto le larghe intese, ma soprattutto per evitare che i piccoli partitini poi possano ricattare, come abbiamo visto ricattano. In questo tempo. Scusi, finisco. Per quanto riguarda le liste bloccate, in questo caso ci sarebbero in effetti una lista molto più corta e quindi il deputato avrebbe, andando nel territorio ovviamente, potrebbe essere più riconoscibile, avrebbe più rappresentatività. Ecco, è vero, forse le preferenze danno molto più il senso del deputato sul territorio, cioè io quando giro, visto che vivo di preferenze, visto che sono in campagna elettorale, mi accorgo che il cittadino e l'elettore manca in effetti, manca molte volte il contatto col politico, però questo non vuol dire, insomma, secondo me anche con una lista più corta, se il deputato non lavora bene sul territorio e quindi se non va personalmente a stringere mani, si vede, a rispondere alle istanze dei cittadini, poi allora, la pagherà successivamente. Ronzulli, devo andare in pubblicità, deve... Pomicino Palè vuole rispondere, noi rientriamo fra pochissimo, tra l'altro con le news del telegiornale. Io ringrazio Maurizio Gasparri che si è collegato con noi dal Senato, se vuole restare un altro posto sono felice, se no ci rivediamo la prossima volta. Pubblicità. No, vado per una riunione a vedere ciao, che succede. Ciao, ciao. Grazie. Arrivederci. Italiano. 11:59, precisissimi come sempre, ci colleghiamo con Andrea Pancani, anche se alla Camera invece continuano a rimandare. Noi invece non deludiamo mai, vero Andrea? No, almeno cerchiamo di non deludere. Buon lunedì. Allora, questione appunto come accennavi legata alla Camera. Alla Camera c'è la discussione, insomma dovrebbero essere poi le battute finali questi primi giorni della settimana sulla riforma della legge elettorale, l'Italicum. Il nodo, come insomma abbiamo detto abbondantemente, è quello delle cosiddette quote rosa. C'è però una presa di posizione molto netta di pochi minuti fa del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Sisto, che è anche esponente importante di Forza Italia. Sembrava ci fosse un'apertura del partito di Berlusconi appunto alla cosiddetta parità di genere. Poco fa Sisto ha detto le quote rosa sono incostituzionali, ha citato anche una sentenza della Corte Costituzionale, dice sarebbero a rischio incostituzionalità, quindi questa è la nostra posizione. Non vuol dire questo però che non si tratti fino all'ultimo tra i partiti di maggioranza, tanto che lo stesso Sisto ha chiesto un rinvio alle 14:30 dei lavori in aula. Ricordiamo che questa mattina alle parlamentari c'è stata una lettera appello di 90 parlamentari di tutti gli schieramenti, si sono presentate la maggior parte vestite di bianco e insomma sostengono... Anche io e la Ronzulli siamo vestite di bianco. Anche io e la Ronzulli siamo vestite di bianco stamattina. Sì, un po' tutte. E diciamo le parlamentari lanciano la sfida, dicono benissimo, allora si votino in aula. L'aula insomma faccia sapere cosa ne pensa a viso aperto sulla parità di genere. Noi insomma questo emendamento lo vogliamo tenere. Vedremo come andranno le trattative, come sapete, insomma, senza prenderci in giro, la verità, e lo ripete oggi in un'intervista anche il consigliere politico di Forza Italia Toti, un'intervista al giornale, la verità è che tutto questo mette a rischio l'accordo tra Renzi e Berlusconi, che si dovrebbe riaprire, e poi il retropensiero di Berlusconi è che se si riapre sulle quote rosa magari poi si riapre anche sulle preferenze. Oggi lo dice con molta chiarezza anche la Santanchè, no? Dice sì. Un cavallo di Troia per quelli che vogliono far saltare non è diciamo un segreto questo, quindi vedremo adesso come proseguiranno i lavori alla Camera, ma soprattutto che cosa verrà fuori sulle quote rosa. Poi ovviamente tutto questo potrebbe essere rimandato, tutte queste spine, nell'esame al Senato. Poi c'è l'attesa per il super mercoledì di Matteo Renzi, ieri il Premier da Fazio insomma, ha fatto capire quale linea vuole seguire.
diciamo subito che ha annunciato un super taglio di 10 miliardi di tasse, soprattutto per diciamo le classi più povere, chi guadagna 1.500 euro al mese, ma resta la disputa su IRAP o IRPEF. Renzi ha liquidato la questione come insomma polemiche intollerabili, però il governo su questo appare ancora diviso, insomma ci sono prese di posizione diverse e sono divisi a dire la verità anche i sindacati, perché se da un lato la CGIL, la Camusso ha detto siamo pronti anche a fare sciopero, oggi in un'intervista alla radio Bonanni intanto ha detto Renzi è stato costretto a fare quello che noi gli abbiamo chiesto, se adesso ci attacca o insomma polemizza con noi è perché ci sono le elezioni europee e quindi deve dare un contentino almeno a parole a chi scontenterà. Ecco, non so se è chiaro il ragionamento di Bonanni in questo senso, mentre siccome Renzi ama molto Twitter, Mara Carfagna di Forza Italia ha preparato un hashtag questa mattina per lui, non so se l'hai fatto vedere. Non ancora. Matteo deciditi, nel senso che sul fisco, sostiene la Carfagna, c'è troppa confusione. Poi, per quanto riguarda la nostra economia, è partito col piede giusto questo 2014 per quanto riguarda l'industria. A gennaio la produzione industriale ha registrato un 1,4% in più rispetto all'anno precedente, ma al di là delle cifre, insomma, è un buon segnale perché c'era stato un piccolo stop, quindi questo ridà un po' di ossigeno alla nostra industria. Ricordiamolo, è il dato migliore dall'agosto del 2011. Vi saluto, ci salutiamo con una notizia, questa che non riguarda il nostro paese, ma la crisi in Ucraina. Ebbene, riappare, si fa risentire il deposto presidente ucraino Yanukovych, che ha annunciato per domani una dichiarazione, una conferenza stampa, non si sa ancora né l'ora né il luogo, si sa che però la terrà nel sud della Russia, dove diciamo è corso al riparo. La Crimea intanto, sapete che domenica si tiene questo referendum molto importante per decidere se diciamo farsi abbracciare dalla Federazione Russa, il governo ha fatto sapere che è pronto a collaborare con gli osservatori perché è molto a rischio questo referendum, insomma il suo svolgimento. Intanto a Sebastopoli il russo, però, e questo la fa capire, insomma, fa capire molte cose, il russo è già diventata lingua ufficiale per il 70% dei residenti, i documenti finora erano compilati in Ucraina, adesso ritorna la lingua russa. Ecco, questa è un po' la situazione. Grazie Andrea, ci fossero novità importanti ci risentiamo. Nel grazie frattempo a voi, io vi dico che la seduta alla Camera è ancora è sospesa, quindi insomma staremo a vedere cosa c'è nelle prossime ore, riprenderà alle 14.30. Ci hanno raggiunto Melso Scorace, che è il leader della destra e che sarà anche un osservatore attento di quello che sta capitando dalla sua parte del campo. Vedremo questo weekend, Fiuggi, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale ci dirà la sua. È arrivato a trovarci Edoardo Leo, che forse molti di voi lo ricorderanno anche in Un medico in famiglia, ma insomma io l'ho visto in un film che mi è molto piaciuto, che Smetto quando voglio, parleremo con lui di tanti temi, compreso il precariato dei giovani. Pomicino, seduta sospesa, volevamo aggiungere una cosa sulla legge elettorale. Però. Sì, un'unica cosa velocissima, perché la Renzulli e quanti pensano come la Renzulli ci riflettano. Questa legge elettorale è il più grande mostro democratico in tutta Europa. Tutte le democrazie hanno un solo elemento maggioritario. I tedeschi hanno la soglia di accesso, gli spagnoli le circoscrizioni piccole, gli inglesi hanno i collegi uninominali. Bene, noi abbiamo invece messo tutti gli elementi maggioritari dentro e non avendo i collegi uninominali abbiamo messo un premio di maggioranza del 15% e con le liste addirittura nominate. C'è un cortocircuito autoritario che fa impallidire quello che fu la storia della legge Acerbo e del fascismo del 1924. Un autoritarismo che procurerà, oggi il tema è il problema della parità di genere, ma procurerà danni inesorabili nella democrazia italiana. Quindi condanna senza appello da parte di Pomicino per una legge che tra l'altro nasce, ricordiamolo sempre, dopo il fatto che non si riesce a capire chi vince in questo paese delle elezioni, quindi naturalmente la voglia di trovare il modo di far vincere qualcuno. Nelle democrazie parlamentari le maggioranze si fanno in Parlamento. Nelle non democrazie capaci, parlamentari Pomicino, ho capito, voglio dire Repubblica non sono capaci, finanche in Inghilterra hanno fatto una coalizione fra i liberal e i conservatori, una così volta in due Germania secoli.
Se invece si vuole avere nell'urna il vincitore, ha ragione Gasparri, si faccia il presidenzialismo con un congresso di rappresentanza molto serio e molto libero. Allora, ci torneremo naturalmente su questo tema, andiamo in pubblicità. Sì, prima della pubblicità non voglio replicare, Bronzulli, però visto che... No, non voglio replicare, faccio solo una battuta. Visto che vivo di preferenze, ci terrei a ricordare che è Ronzulli con la ossa. Come grazie, mai, grazie. Io dico sempre Ronzulli, comincino che sbaglia le vocali. Esatto. Pubblicità. Mambo, italiano. Mambo, italiano. E lei, Giorgia Meloni, il nuovo presidente di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, nel simbolo anche quello di AN, non per un ritorno ma una ripartenza di una destra che in Europa passa per il no all'euro. Penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa: noi vogliamo uscire dall'euro. E se pensate che questo sia un problema per l'euro, allora convinceteci a rimanere! E se Monti e Letta in Europa per la Meloni possono essere paragonati a maggiordomi zelanti, il giudizio su Renzi è ancora più duro. Renzi rischia di non essere meglio, anzi, rischia di essere una marionetta caricata a molla. Ma se hai mai visto il capo di una nazione sovrana andare in pellegrinaggio dai suoi pari grado europei a farsi mettere il bollino sulle riforme che intende fare in patria? Che sia caricato a molla, sì, perché sembra che non si fermi. Che sia una persona che in qualche modo ha alle spalle le stesse persone che avevano Monti e Letta, è chiaro. E sul futuro delle alleanze Meloni avverte in particolare Forza Italia. Non date per scontate le nostre alleanze future, ma in ogni caso non prescinderemo dalla celebrazione di elezioni primarie per la selezione della premiership. Sulla legge elettorale il giudizio di Fratelli d'Italia critico, in particolare per l'assenza delle preferenze che Renzi per la Meloni non vuole, perché se è lui a nominare i parlamentari li può anche controllare. Io anche ai tempi del Porcellum votai già allora un emendamento per le preferenze, figurarsi oggi che si sono misti i guasti di un Parlamento di nominati. Preferenze che trovano una sponda anche nel nuovo centrodestra, come ci ha detto l'ex ministro Gaetano Quagliariello, ospite al congresso di Fiuggi. Gli emendamenti di Fratelli d'Italia, oltre ai nostri, noi li abbiamo votati alla Camera e li voteremo anche al Senato. E proprio le preferenze, secondo molti, potrebbero risolvere anche la questione della parità di genere nelle liste. Se ci fossero le preferenze basterebbe mettere uomini e donne così come è previsto e non ci sarebbe il problema di chi sta prima e chi sta dopo, vince il migliore. E da Fiuggi, la stessa città che 19 anni fa aveva assistito al passaggio dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni decide di rispondere a Gianfranco Fini, che alla vigilia del congresso aveva definito la nuova destra formata solo di bimbi viziati e imitatori di una storia che rischia di ripetersi in farsa. Noi non siamo dei bambini viziati. Noi siamo degli uomini e delle donne che sono dovuti crescere troppo in fretta e cavarsela da soli. Come sempre accade a quei ragazzi che vengono abbandonati dal loro padre, che a un certo punto scappa di casa e se ne va in giro per il mondo a sperperare un patrimonio. E se con Fini la rottura sembra definitiva con Francesco Storace, il leader della destra, che per il momento non ha aderito al progetto, Fratelli d'Italia la porta non la chiude. Se Francesco vuole venire, un abbraccio forte. Altrimenti, se non vuol fare neanche un pezzo di strada nella nostra direzione, capiremo dall'approdo che avrà quali sono le sue reali intenzioni. Storace, allora ci confessi le sue reali intenzioni? Lo vogliono. La Russa dice che quali sono le sue reali intenzioni? Dove deve approdare lei? Bastava che mi invitassero al congresso e gliel'avrei detto. Non l'hanno invitata? Quindi, cioè, poi sono, diciamo, siamo contenti che sei con noi, però poi gli atti seri non si compiono. Oggettivamente, adesso è uscita fuori questa storia che mi vedono in direzione Arcore. A me Berlusconi è simpatico, ha fatto anche il suo ministro. Al contrario della Meloni non rinnego quell'esperienza di governo. Però l'indirizzo me lo dovrebbero dare loro, insomma, ci sono stati parecchio. Senta, ma che effetto gli ha fatto sentire quei toni così aspri? Prima Fini che dice bambini viziati, la Meloni dice va in giro a spreparare un patrimonio. Cioè, insomma, questo sono proprio che stracci siamo, veri. Siamo ai piatti in faccia, questa è la realtà. E a me dispiace molto. Questa mattina vedevo uno studio, leggevo, riguardante l'elettorato che anni addietro votava Alleanza Nazionale,
che Fini e la Meloni sciolsero insieme, non dimentichiamolo mai, perché non l'ho sciolta io Alleanza Nazionale. E questo studio su 15 elettori, il 15% di elettori di Alleanza Nazionale, il 2% sta con loro, l'1% è quello che abbiamo avuto accreditato noi, l'1% dentro il nuovo centrodestra di Alfano, perché pure lì ci sono, verrà loro non gli dicono nulla, l'1% nella Lega e l'8% dentro Forza Italia. Allora io mi chiederei perché l'offerta di politica che chiede l'elettore di Alleanza Nazionale è andata a finire lì dentro. E questo hanno scelto loro di farlo, perché non hanno mai detto nulla. Oggi Berlusconi è il leader della destra, questa è la realtà. Ma lei non, insomma, qual è il problema lì? Sono i suoi rapporti con la Meloni, i suoi rapporti con Alemanno? Cioè, perché non riuscite a trovare un modo per dialogare? Ma io dialogo, guardi, io un anno che sto scrivendo sul Giornale d'Italia tutti i santi giorni che bisogna rimettere in campo Alleanza Nazionale. E ci sono stati mille problemi. Poi vede, ma noi dobbiamo preoccuparci più di noi stessi o di quello che succede all'Italia? Secondo me questa è la questione fondamentale. E allora io sono contento che si dica oggi no euro. Mi è capitato di gridarlo in piazza con 20.000 persone a marzo 2012. Nel frattempo era nato il governo Monti e la fiducia non gliel'ho data io, gliel'hanno data loro. E quindi ci vuole un po' di credibilità nel dire, no, però si può anche cambiare opinione. Però non si può cambiare troppo spesso, dico io, insomma, e comunque almeno dare atto a chi aveva quell'opinione che oggi manifesta in ritardo, insomma, avevi ragione tu. Poi il resto, guardi. Senta Storace, ma non le pare che si sta un po' affollando questo partito no euro? Perché ci siete voi, ci sta la Lega, no, no, ci guardi, sta Grillo. Io sono una personcina a modo, ne scrivo ogni tanto, c'è chi ha grande ambizione. Ma io dico, c'è la destra, c'è la Lega e adesso c'è anche Grillo. Insomma, rischia Grillo che si fa un po' aggomitate lì. E se Berlusconi ingrana la marcia e dice qualcosa pure lui, spazza via il resto che c'è. Quindi anche qui ci vuole prudenza prima di ingranare la marcia, perché poi magari la macchina si ferma quando non c'è benzina. Allora io faccio tanti auguri, credo che ognuno di noi ha diritto alla riflessione. Nei giorni scorsi ho riunito la direzione del mio partito, è un organo che è stato eletto dopo un congresso, quindi insomma con tutti i crismi. La meraviglia che ho provato in quella giornata è che tre quarti della direzione del nostro partito guardano più in direzione di Forza Italia che di Fratelli Italia. E questo è significativo, perché probabilmente c'entrano i discorsi sulla legge elettorale. Io vorrei... Quindi è vero che l'approdo è più arcore che... Non il mio, io sto ascoltando quello che succede, perché purtroppo ci sono gli elettori che sono andati lì. Allora, io vorrei tentare di dare forza a un partito di destra. Se questo non è possibile, abbiamo il dovere di interrogarci, ma non per noi. Guardi, io non inseguo candidatura alle europee, come è stato detto. A me interessa semplicemente una cosa: capire se in Italia c'è spazio per la destra politica. Questo è il tema. Qual è il contenitore dove poter fare questa proposta politica? Altrimenti sono barzellette, rischiamo davvero di fare la caricatura del tempo andato. Allora, ci stiamo collegando con Piazza Montecitorio con Dario Nardella, che non so se sia pronto. Mi sente Nardella? No. Allora, Ronzulli, vuole fare pure lei un appello a, come la Russa, a Storace per farlo tornare a casa da voi? No. Ma io non ci sono mai stato, però, No, stimo tantissimo Storace, non credo ci sia bisogno di fare appelli, è una decisione sua, totalmente sua e del suo movimento, quindi non stiamo facendo una campagna acquisti, non siamo in calciomercato, e in realtà gli obiettivi sono comuni e la strada può essere anche quella comune. Ripeto, non c'è bisogno di fare appelli in questo senso. Va bene, molto rispettosa la posizione di Alice Ronzulli. Questa è rispettosa rispetto ad altri. Nardella, mi sente? Eccoci! Buongiorno. Allora, salve, Dario Nardella, ben ritrovato dopo un bel po' di tempo, da quando si è andato a occupare di Firenze ci ha un po' trascurati. Allora, perché ve lo ricordate, Dario Nardella, l'abbiamo avuto spesso qui all'Aria che Tira, braccio destro di Renzi. Il giorno che Renzi, il 17 febbraio, decide di
fare il grande passo verso Palazzo Chigi e lì lascia la reggenza del comune di Firenze. A Firenze si aprono tutta una serie di polemiche, primarie, non primarie, però insomma questo poi ci arriviamo. Adesso la cosa che voglio sapere da lei, Nardella, la vedo sorridente, quindi non è preoccupato, sì, di questa sospensione fino alle 14.30, di, insomma, della fibrillazione che c'è sulla legge elettorale? No, io sono ottimista perché questa sospensione sono certo che porterà i vari partiti che hanno concluso l'accordo a trovare un ulteriore punto di accordo sugli ultimi nodi che sono rimasti per portare in fondo questa legge elettorale, che è un bel successo. Guardi, le faccio due domande. La prima le leggo un'agenzia che mi ha colpito. Dice: tutta l'opposizione, ad eccezione di Forza Italia, parte integrante del patto sull'Italicum, è contraria a un ulteriore rinvio dell'Aula, come ha chiesto il relatore Sisto. Chiede di votare subito perché la legge elettorale si fa in Parlamento e non fuori da qui. Allora, queste sono proprio le due maggioranze plasticamente, no? Cioè l'opposizione da una parte e Forza Italia che invece fa parte integrante della maggioranza di governo. Ho capito bene? No. Cioè la legge elettorale. No, direi che le maggioranze appunto sono due, quella con Forza Italia sulle regole del gioco, sulle riforme istituzionali e la legge elettorale, che è una cosa diversa dalla maggioranza di governo, come tutti sanno, che arriva soltanto fino al nuovo centrodestra. Senta, è la terza maggioranza, quella con i grillini che vi darebbero una mano a votare alcune cose, invece più di sinistra, cioè... Ma non è che queste maggioranze si fanno a tavolino, per ora la cosa chiara è che c'è un accordo che è arrivato alla Camera ed è stato siglato con Scelta Civica, NCD e Forza Italia. Poi il Parlamento è sovrano, se ci sono dei deputati che intendono votare degli emendamenti anche contro o comunque a prescindere dalle indicazioni che vengono dai loro gruppi, sono liberi di farlo, insomma, ogni singolo deputato rappresenta la Repubblica in Parlamento. Questo ovviamente non ha niente a che vedere con il nostro partito, il Partito Democratico, perché per quanto ci riguarda, quando vi sarà un'indicazione, quella sarà seguita dai... Senta, Nardella, ma qual è il clima in aula? Le donne come si stanno muovendo su questa storia dell'emendamento della parità di genere? In queste ore cosa fanno? Si riuniscono? C'è trasversalità? Voi come la vivete? Insomma, perché immagino che per lei non è semplice, dopo che avete sempre detto che credete nelle donne, votare invece contro questo per una disciplina, diciamo, rispetto all'accordo fatto con Berlusconi. Io non so quale sarà la determinazione finale, non lo sappiamo ancora, appunto a proposito dell'accordo, però ritengo che dobbiamo salvare prima di tutto l'accordo di tutte le forze politiche sulla riforma della legge elettorale. Questa è la cosa principale, perché la politica che già è ai minimi termini nella credibilità presso gli italiani, se dopo aver detto faremo legge elettorale, crolla anche su questo, non avrà più alcun alibi. Secondo luogo, io non sono affatto turbato dal tema del riconoscimento della parità di genere. Nella giunta con Renzi, dove sono stato vice sindaco 4 anni, abbiamo avuto in certi casi addirittura più del doppio di donne. Il mio staff è tutto al femminile, il governo Renzi ha molte donne, perché sono brave, Nardella, non lo facciamo come, non mi pare proprio... come un gesto umanitario, sono più certo, brave spesso le donne, giusto, diciamolo. No, ci mancherebbe, okay, io lo dico sempre, sì. A casa mia, il migliore di casa mia, la migliore è mia moglie, non sono io, bravo, molto più brava di me. Bravo. Voglio dire che secondo me, al di là degli annunci, contano anche le cose che si sono fatte fino ad ora, no? Allora, se dobbiamo giudicare Renzi per quello che ha fatto come sindaco o come Presidente del Consiglio, gli possiamo certo dire che non abbia valorizzato le donne proprio per le loro qualità e le loro capacità. Allora, Nardella, adesso le leggo un tweet del cattivissimo Rondolino e poi la faccio parlare con lui, che dice stamattina, dice: Camusso, Bindi, Boldrini, donne che fanno gravi danni alla nostra civiltà politica. Parità di genere, Rondolino, che mostro! Vabbè, ma tu mi vuoi costringere a ridiscutere di questa cosa
Io sono d'accordo con quello che ha detto Nardella e quello che ha detto Renzi ieri sera, cioè che non è, secondo me, non è una questione da mettere, l'abbiamo già detto prima, no? Non è una questione da mettere, da scrivere per legge, ma è un problema di cultura politica e quindi anche di battaglia politica e culturale. Io credo molto di più alle battaglie culturali che alle leggi, anzi, devo dire la verità, io alle leggi non credo mai. Perché siamo il paese trovata, fatta la legge, trovata esatto. L'inganno, quindi tanto non si applica, quindi tanto non si, si trova il modo di non applicare. Mentre invece però vorrei dire un'altra cosa sulla legge elettorale, approfittando anche appunto della presenza in Nardella, e cioè, diciamo la verità, sta storia della parità di genere è un po' un pretesto. Cioè, in realtà ci sono forze consistenti, forze della conservazione, che si sono messe in moto e che intendono bloccare in tutti i modi questa riforma elettorale, prima di tutto perché è una riforma elettorale e le forze della conservazione per definizione vogliono che nulla venga cambiato mai, e secondo perché ottenere un risultato sarebbe per Matteo Renzi la provata che non è soltanto il chiacchierone che qualcuno dipinge, no? Perché tutti a dire bravo Matteo, poi non combini mai niente perché si sono messi in traverso per non farglielo fare. Il centro di questo l'epicentro di questo fronte conservatore, ahimè, è il Partito Democratico. Il Partito Democratico, attraverso le minacciose dichiarazioni di Bindi stamattina, di Finocchiaro l'altro giorno, guarda caso tutte donne, promette di fare la guerra a questa riforma elettorale, perché sa che bloccare questa riforma elettorale significa bloccare il processo di rinnovamento che Renzi ha avviato. Allora, Nardella, è molto interessante questa riflessione. Oggi, insomma, sui giornali veniva fuori un po' questa cosa, no? E questo emendamento che sulla carta tutti vogliamo, però poi può essere il cavallo di Troia per bloccare tutto. Lei lo sente questo rischio? Può darsi che vi sia da parte di alcuni che lo sostengono questa intenzione, non di tutti. Per esempio, io ho parlato con tante colleghe che credono davvero in questa battaglia, ma allora pongo un tema, perché sennò sembra che non vediamo la trave nell'occhio. La trave nell'occhio è che nel nostro paese abbiamo in tutti i settori, pensa ad esempio al settore della giustizia per dire, no? I ruoli apicali nella giustizia, nei tribunali, nelle corti d'appello, oppure nelle università, in tutti i settori abbiamo una situazione drammatica di sottorappresentanza delle donne, quando sono tra l'altro molto molto brave. Io lavoro all'università e lo vedo. Quindi, ora, non mi pare che il problema di tutti i problemi sia la rappresentanza femminile in Parlamento, nel senso che non è che se risolviamo questo abbiamo risolto un problema culturale, come ha detto Rondolino, e capisco la provocazione di Rondolino che dice giudichiamo le donne per quello che sanno fare, per quello in cui sanno farsi valere, così come dobbiamo giudicare gli uomini per lo stesso modo, questa è la vera parità. Detto ciò, in alcuni casi è giusto introdurre delle quote, a mio avviso, per incentivare la rappresentanza di genere, va bene? Mi pare che la legge elettorale già contenga il principio del 50% e 50%, anche se ha, come sapete, ora si va un po' nel tecnicismo, ma insomma c'ha la questione di mettere massimo due candidati dello stesso genere in fila e quindi c'è il rischio che le donne siano penalizzate. Però dobbiamo stare attenti a che questa sia una battaglia seria, vera, ma allora la si faccia a tutto campo nel Paese. Non ricordiamoci solo una volta all'anno e guarda caso quando si parla della legge elettorale alla Camera del problema delle donne. Guardiamo il Paese reale e guardiamo anche il fatto che spesso la politica a tutti i livelli non rappresenta le donne del Paese reale. Le donne che lavorano, le donne esatto, madri, le donne mogli, le donne Renzi, disoccupate. No, rispetto alle dimissioni in bianco. E poi quando si torna nel paese reale si trovano delle situazioni incredibili su cui purtroppo siamo ancora nostra molto indietro. Allora, cioè, io vorrei vedere domanda, la stessa intensità, lo stesso impegno. Sono in ritardo. Allora, Dario Nardella, ringrazio. Non sono un grillino, quindi posso parlare? No, Sorace voleva fare una domanda. Posso parlare con lo studio, Merlino? Non sono un grillino. Non so, non era perché era grillino, perché sono tempi brevi. Se siete rapidissimi. No, vorrei dire, Nardella, stai sereno, no? Come dal famoso Enrico. Ma Nardella non è stato, non più sereno di Enrico. Non è stato il Partito Democratico ad approvare nella direzione che defenestrò Letta l'Italicum? Non siete stati voi a portare nell'ambito del vostro partito la legge elettorale e improvvisamente quelli che dissero di sì adesso dicono di no? Sono persone diverse.
Insomma, dell'altra regione e quelli del gruppo parlamentare. Storace praticamente dice che voi siete quelli che volete l'Italicum, l'avete approvato in quella direzione che defenestrò Letta, adesso dentro il vostro partito si alzano quelli che sono contrari, che è un classico del PD obiettivamente, insomma un po' di contraddizioni interne per capirci. Non è vero? Allora, noi abbiamo portato la legge elettorale in 2 mesi alla Camera, punto e basta. Questo conta, dopo 8 anni di discussione per cambiare il Porcellum, in 2 mesi Renzi segretario, abbiamo fatto la direzione alla Camera, e oggi è l'ultimo giorno in cui si vota, mi pare che basti. Come basta? La dovete approvare la legge, come basta? Storace, stai sereno. Storace, stai sereno. Speriamo più Enrico Letta. Mi raccomando, e noi andiamo avanti. Mi raccomando, Lardella. Ci venga a trovare in studio. Non ce l'hai, allora, io vi porto nel paese reale, il però, ferro di cavallo. Il paese reale, mercoledì, tra le tante cose che ci sono sul tappeto, c'è anche questo famoso Jobs Act, parlare di lavoro. E il lavoro per i giovani in questo paese non c'è, 42% disoccupati, il lavoro precario è la regola, cioè non ce n'è altro. L'altra sera ho visto un film che mi è molto piaciuto, che si chiama Smetto quando voglio, un film di Sidney Sibilia. Il protagonista è Edoardo Leo, che è qui in studio con noi. È un film che racconta la storia di un gruppo di precari, intelligenti, molto intelligenti, molto preparati, molto formati. Tra l'altro adesso, se ho capito bene, giovedì vai di nuovo nelle sale con la mostra del pinguino di Claudia Mendola, che di nuovo fai un precario. Ti stai affezionando al ruolo, Edoardo? No, ma in questo momento è difficile fare una commedia che non parli, che tenti perlomeno di parlare del paese reale senza affrontare quel tema del lavoro. È paradossale come io in questo film, Mi smetto quando voglio, faccio un ricercatore universitario molto preparato, molto, molto intelligente e molto competente. Nel film di Claudio Mendola, La mossa del pinguino, che è nelle sale da giovedì 6, faccio invece un ragazzo che lavora in un'impresa di pulizie, anche lui precario. Ed è incredibile come, a differenza, con così tanta differenza di cultura, di preparazione, di studi, di possibilità, il destino, sia identico. È il segno che la crisi ha attraversato quel paese in maniera obliqua e che chi scrive film non può non confrontarsi con questa situazione. E confesso che anche per noi attori, insomma, adesso io quando mi leggo un copione, un produttore o un regista mi parla di una storia, la prima frase già la so, è la storia di un precario che... Poi c'è il film, ma la prima frase già la conosco e questa cosa si sta ormai protraendo per un po' di tempo e quindi insomma io... Magari sta segnando una generazione, diciamo, questa... C'è un'altra cosa interessante, per esempio, che è il discorso dell'età. Smetto quando voglio, la prima stesura di questa sceneggiatura avevano pensato di scriverla per dei trentenni. Poi, quando hanno cominciato ad affrontare veramente il problema, ad annusarlo e a raccogliere storie in giro, si sono resi conto che dovevano spostarlo in avanti. Cioè, la generazione dei precari non è quella dei trentenni, adesso è quella dei quarantenni, che è una roba drammatica. Bellissimo. La cosa incredibile è che sembra che i francesi vogliano fare un remake di Smetto quando voglio, ma per loro la cosa che non riescano a fare è farlo con i quarantenni, per loro il problema è sui trentenni. E questo vuol dire che stiamo in 10 anni di ritardo rispetto a certi paesi, ed è una roba drammatica. Allora, questo film è un film divertentissimo, Edoardo è il protagonista, forse vediamo anche un altro pezzetto, ma a me mi ha colpito enormemente una scena che non è interpretata da Edoardo ma da Vittorio Sermonti. Perché? Perché Pietro Sermonti, perché io per anni, devo dire, qui all'area che tira ho ricevuto delle lettere di giovani ragazzi che mi dicevano: ormai dai curriculum tolgo quello che ho fatto in termini di esperienze accademiche, di studio, perché se sono troppo formato nemmeno mi chiamano a fare un colloquio. Esattamente quello che capita a questo ragazzo nel film. Guardate, ragazzo, uomo, ha ragione Edoardo. E là scoppia il casino, perché i figli cominciano a litigare, sono scannati per eredità, c'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta... le famiglie sono così, no? Se litiga per i soldi, come al solito. Scusa, che hai detto? Ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi... No, hai detto un'aspra diatriba legale. Chi? Io non so manco che vuol dire. Tu sei laureato? Non sono laureato io. Beh, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non sono laureato, ma mi hanno cacciato da scuola a terza media che spegnevo il fumo. Non siete affidabili. Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no? Sei il terzo settimana. Sono laureato...
Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo 2 settimane io sono praticamente alla quinta elementare. Se vuole le esibisco tutta la documentazione pertinente. Senti, Rea, qui c'è da sporcarsi le mani. Sono qui apposta. A me non mi serve la gente che sta tutta lì sui libri. Sono d'accordo. È chiaro? Sì. E poi sapete che sei troppo bravo ragazzo. No, bravo ragazzo no, però. No, perché io sono una persona pericolosissima, invece. Da un momento all'altro io potrei fare dei gesti... Sì. Fantastico. Devo dire che, insomma, è naturalmente fa ridere, però è esattamente la realtà. Tra l'altro tu sei un neurobiologo nel film. Un neurobiologo nel film, ma che, ho fatto fatica a capire anche che cosa dicessi. C'erano delle formule che io recitavo nel copione, non avevo la più pallida idea di... Eccolo qua, di Leo Confesto, neurobiologo. Sì. No, e poi sono laureato veramente, anche se completamente in un'altra materia, quindi un po' io la conosco questa realtà. Quando ho letto il copione un po' ho capito la difficoltà. Poi c'è l'altro vostro amico che invece fa il latinista. Ci sono due latinisti, anzi, insomma, nel che film fanno si i racconta, benzinai latinisti. Sì, sì, che sono due latinisti di fama internazionale che lavorano, fanno i benzinai di notte, ma quando litigano in latino. E quindi e la cosa drammatica ed è interessante il film è che noi decidiamo di mettere a disposizione le nostre intelligenze, ognuno con la propria competenza, per fare qualcosa di profondamente illegale. Cioè, a un certo punto criminale. Sono talmente disperati che questi dicono, si scoprono che sono bravissimi, hanno le competenze per fare la miglior droga che esiste in circolazione. E quindi si mettono insieme e la fanno e diventano una banda di improbabili spacciatori. Ovviamente il film è molto scorretto da questo punto di vista, però una lente grottesca, deformante per leggere questo momento. Facciamo vedere un'altra piccola clip che pure è molto carina, spiega meglio la storia, e poi sentiamo Storace, Rondolino e Ronzulli sull'immagine che viene fuori poi del paese. Vediamo l'altra clip ed è Edoardo che spiega ai suoi questo progetto tremendo criminale, guardate. È che vi starete sicuramente chiedendo perché vi ho convocati qui. Sì, ma io lo so dove vuoi andare a parare, però Pietro, veramente, l'ennesima manifestazione dei ricercatori precari davanti a Montecitorio, dopo la manganellata dell'ultima volta. No, Arturo, io non vi ho chiesto di venire qui per l'ennesima manifestazione su Italia alla ricerca. Anzi, io vi ho chiesto di venire qui proprio perché non ne voglio fare mai più. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Dai, su, guardiamoci in faccia. Noi sappiamo solamente studiare. Non ce lo fanno fare? E allora io ho studiato un modo per riprenderci quello che ci meritiamo. Però allora lo vedi che mi ritorni sempre sulla manifestazione? No, Arturo. Mettiamo su una banda. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. Ma non queste schifezze che si trovano adesso in discoteca, eh? Io dico proprio il miglior prodotto che si sia mai visto. Eh? Che ne dite? Fabrizio. No, io devo dire, il film non l'ho visto, ne ho letto però, e poi questi pezzi sono... Poi dice due cose, la prima cosa che dice, che è verissima, è che le lauree non servono a niente, l'università italiana non serve. Anzi, rischiano di diventare, come abbiamo visto, sì, ma non soltanto, prima, sì, però c'è un motivo, perché il latinista forse all'estero potrebbe trovare un'occupazione, perché si studia le materie classiche più fuori che dentro l'Italia. Ma noi abbiamo, in realtà, abbiamo migliaia, milioni di laureati in scienze delle comunicazioni, cioè in materie che non esistono. Questo è il problema dell'università italiana, che prepara titoli di studio per materie che non esistono, che è completamente sconnessa dal mondo del lavoro. Non c'è mai, cioè uno studente universitario, a parte che non è obbligato a fare l'università perché non c'è la frequenza obbligatoria né l'obbligo di fare gli esami in tempo, quindi siamo l'unico paese al mondo dove ci sono i fuori corso. Sai che è una parola che non si traduce nel... Ma questo hai perfettamente ragione, però la cosa del film secondo me è interessante, che loro raccontano di eccellenze, cioè loro non raccontano del laureato esatto, medio, e questa è la seconda cosa che volevo dire. Eccellenze, esatto. Che da noi sono considerate invece dei pesi. Sì, ma la soluzione è proprio quella lì, magari non fare droghe, magari fare cose meno illegali, però fare, cioè la soluzione al problema italiano è fare senza l'Italia, senza lo Stato italiano, senza la burocrazia italiana, senza i sindacati italiani, senza tutte queste cose che ci impediscono di vivere, di lavorare, di guadagnare, di essere felici, di raggiungere i nostri obiettivi.
la creatività è l'unica carta che ci è rimasta. Se poi loro la usano per fare una droga oppure per fare una nuova app, francamente, come dire, al loro buon cuore. Ma è quella la strada, perché tutte le altre strade sono occluse. Cioè, se noi aspettiamo la riforma dell'università che faccia le lauree vere, la riforma del lavoro che consenta di entrare e uscire, diventiamo vecchi. Da quarantenni diventeranno cinquantenni, sessantenni e così via. Invece, allora, dato che ci poniamo sempre il punto di qual è la differenza oggi nel nostro paese fra un precario e un assunto, abbiamo provato a farvela vedere plasticamente in un servizio sul campo. Guardate. Io al momento faccio il consulente in information technology e il formatore per corsi finanziati in informatica. E questi lavori cosa c'entrano con i tuoi studi? Assolutamente niente. Lui si chiama Simone, è alla soglia dei 40 anni, vive in Veneto ed è un lavoratore precario, libero professionista che con la sua partita IVA si destreggia tra lezioni private e uffici stampa. Lei invece è Silvia, di anni, ne ha 10 in più, bolognese di nascita, padovana d'adozione. Impiegata in uno studio commercialistico e contratti a termine, non sa neanche cosa siano. La mia busta paga, con i miei permessi, le mie ferie, tutto in regola. Che titolo di studio hai? Allora, io ho una laurea magistrale in lettere e filosofia e un master in comunicazione delle scienze. Un altro master in peacekeeping e procedure di sicurezza internazionali. Ah, niente, terza media, dopo ho frequentato fino al quarto anno di ragioneria e dopo ho cominciato a lavorare, sempre a tempo indeterminato. Che tipo di contratto hai? Contratti? Sono tutte collaborazioni. Un contratto a tempo indeterminato lo hai mai firmato? Mai visto. Abitano vicini, ma appartengono a due mondi del lavoro molto distanti, quello del posto fisso e quello del lavoro atipico, due realtà che si sfiorano solo per i guadagni contenuti. 800-900 euro al mese. Gennaio 2014 ho preso 1116, poi mi hanno pagato le festività cadute, mi dire proprio che non è male. Hai una casa di proprietà? Vivo in affitto con altre persone che sono nella mia stessa situazione. Sì, è mia. La tua giornata tipo? Escluso sabato, 8 ore giornaliere, insomma. E se fai degli straordinari? Ti ripagano. Non ho idea di cosa sono gli straordinari. Ogni quanto vieni pagato? Uno degli ultimi corsi che mi è stato retribuito sono passati circa 16 mesi. È la mia 13esima, la mia 14esima, se sono ammalata sono coperta da l'INAIL. Non avendo una busta paga vera e propria non si ha neanche un diritto alla malattia. Quante ferie hai all'anno? 5 settimane è la maternità, puoi chiedere anche l'aspettativa. Me le piglio e in quelle ferie non vengo pagato. E alla domanda fiducia nel futuro e nel nuovo premier Matteo Renzi rispondono così. Bisogna avere sempre una speranza, però no, non ce l'ho. Bisogna trovare una soluzione. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare. Sempre qui alla messa la domenica mattina con la mamma e ora puntate le telecamere là, c'è caso anche che arrivi. E il ministro per le riforme Maria Elena Boschi arriva per davvero, scortata dai suoi due fratelli. Niente tacchi alti, jeans e giubbotto di pelle. Saluta tutti nella piazzetta della chiesa e poi entra a messa. Laterina, 3.500 abitanti in provincia di Arezzo. Qui Mari, come la chiama chi la conosce bene, cresce. E qui il ministro più fotografato al centro della scena del governo Renzi torna appena può per staccare la spina da Roma. Riservata, educata, bella, gentile, determinata, un po' tutti la descrivono così. Sto di fronte a casa sua. Sono gente bravissima. A dirvi che sembra una bravacita poi. È una ragazza che è molto legata alla parrocchia e quindi ha vissuto tutte le esperienze del catechismo. E lo ricorda quando ha fatto Maria? Quando ha fatto l'interpretazione di Maria, io ero il fotografo. In quel periodo lì lei aveva un ruolo, una parte per quanto riguarda questo presepe vivente. La madre preside, vice sindaco di Laterina, il padre siede nel CDA di una banca. Sono una famiglia del paese, una vecchia generazione, la famiglia Boschi, Laterina
è una delle famiglie più storiche del paese. Si laurea in giurisprudenza col massimo dei voti, diventa avvocato in diritto societario e inizia a lavorare per un importante studio fiorentino. Si avvicina alla politica con le primarie a sindaco di Firenze, anche se scommette sullo sfidante di Renzi. L'avvicinamento con lui arriverà dopo. Si dice che l'allora sindaco rimase impressionato da un suo dossier sulla società di trasporti ATAF, determinante per sciogliere il nodo della privatizzazione. Così viene nominata nel CDA di Publiacqua, partecipata comunale. Per le primarie contro Bersani le avevano chiesto di salire sul camper di Renzi per 3 mesi, coordinare i comitati sul territorio. Lei ci pensa giusto qualche ora e accetta. A 30 anni come a 60... non si può non inseguire un sogno e mi sono buttata in questa avventura. La sua avventura è continuata in Parlamento, poi nella segreteria del PD, fino al giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Allora, perché ci siamo occupati della Boschia? A parte perché è un giovane ministro, la conosciamo poco, naturalmente non voleva essere una geografia, però nel paese di Laterina, giustamente lei è un mito, a Laterina è un mito. Però diciamo che in questi giorni se ne è molto parlato per un altro motivo, perché c'è stata la satira che ne ha fatto Virginia Raffaele, secondo me divertentissima peraltro, che però invece insomma ha suscitato delle reazioni anche un po' sgraziate. Perché per esempio un deputato del PD, Michele Ansaldi, ha scritto una lettera al presidente Arena Maria Tarantola per dire: ma come, un giovane ministro, donna, il modo questo di rappresentare le donne. Allora io ve ne faccio vedere un pezzetto così poi ne discutiamo, perché a mio parere era una cosa abbastanza carina e divertente, però in molti si sono... Anche la Boldrini, il presidente Boldrini ieri a mezz'ora ha detto è un modo sessista di fare satira. Vediamola. Tra l'altro la Raffaele fa le donne, come Crozza fa i maschi, la Raffaele fa le donne, c'è anche quello da dire. Vediamole e poi le discutiamo insieme. Riforma del fisco, sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, dopodiché riforma della pubblica amministrazione. Innovazione istituzionale e organizzativa e subito sblocco di 60 miliardi della cassa depositi e prestiti. Solo con questa chiarezza il governo potrà portare a termine il suo compito. Sì, chiaro, ma in tanti anni nessun governo è riuscito a realizzare queste riforme. Scusi se insisto, ma voi come contate di riuscirci in 3 mesi, concretamente? Concretamente... Chiaro, no? Chiarissimo. Allora, questa era la satira, vediamo che Lisa Ronzulli rideva di gusto con questa bellissima musica di un uomo e una donna. Licia? La trovo geniale, bellissima, non vedo cosa ci sia da dire, lancio un hashtag, voglio un'imitazione anch'io perché è meravigliosa, francamente bisogna anche prendersi un po' poco sul serio, perché alla fine siamo politici ma siamo anche degli esseri umani e viva Dio un po' di ironia anche nel nostro mestiere. Ma poi spesso ci si costruisce anche il personaggio pubblico su queste cose, Andreotti, Dolce, no? Cioè sì, bisogna appunto capire che è un pezzo della costruzione. L'unica cosa che, così, se mi è concesso, appunto lei accennava al deputato del PD che ha scritto la Tarantola, la Boldrini che si mette a parlare di sessismo su questa satira, francamente non lo vedo, però quando la satira ha colpito tantissimo le donne del centrodestra nessuno si è stracciato le vesti, quando la satira ha preso di mira, anche se maschio, il presidente Berlusconi, nessuno si è stracciato le vesti, quando ancora peggio qualcuno ha fatto della satira puntando su alcuni... sulla fisicità, mi riferisco per esempio a Brunetta qualche tempo fa, e secondo me è anche peggio del sessismo perché francamente non lo trovo giusto, nessuno ha gridato allo scandalo, quindi adesso una polemica su questo francamente la trovo inutile. Lei ha fatto benissimo a così fare il tweet dove ha chiuso le polemiche. Adesso la sentiamo perché lei abbiamo anche intervistata su questo tema, però voglio sentire anche Storace, che ne pensa? Ha ragione la Licia Ronzulli, c'è un doppio due misure a destra. Guarda, io ho una collezione di satire alle spalle, guardi, veramente
A me sembra incredibile che si faccia una polemica. Chi è che la satirizzava di più, non me lo ricordo? Beh, insomma, è passato un po' di tempo. Certo, se fossi stato oggi il presidente della vigilanza RAI, avrei rimandato al mittente la lettera di quel deputato. È un po' ridicolo. Poi sono un po', diciamo, sconcertato. Ci si lamenta per la polemica su un ministro, una bella donna, che non so se ha mai preso voti di preferenza in vita sua, arriva perché Renzi ti tocca, e poi sentiamo le storie che sono in un film, che sono drammaticamente vere. Magari c'è molto paradosso, però c'è l'esasperazione. Vede, io non so se al ministro Boschi di questo piacerebbe parlarci su queste questioni. Se mi è capitato quello che è successo a me nella vita, io sono passato un periodo in cui venivano i padri a portarmi curriculum dei figli, adesso è il contrario. Ci sono i figli che ti portano il curriculum dei padri. Guardi, questo è il dramma della società. Adesso si fa un cancan per una vignetta o per una satira, per una trasmissione. Non la voglio fare triste, però c'è tanta gente che si ammazza. Questo paese deve risolvere queste questioni. Allora, io da un ministro e da un deputato non mi aspetto che si indignano perché c'è una fortunata esposizione satirica del personaggio. Si indignino per quello che succede in questo paese. Io non voglio perdere la speranza. Io spero che Renzi riesca a realizzare le cose che promette. Se sto alle promesse, a quello che ha fatto fino a un po' di tempo fa, mi preoccupo. Però vedo che c'è tanta gente, anche gli over 50, c'è tanta gente che non ce la fa più ad andare avanti, e credo che quella debba essere la prima questione. Ce la farà mercoledì, come si dice, non lo so, altrimenti la satira si scatena su di lui. Edoardo Leo, sì. che dici? Anche perché effettivamente c'è questa cosa strana in questo paese in questo momento, no? Da una parte l'occupazione giovanile è più alta di mai, ragazzi bravi che non trovano nessuna, dall'altra abbiamo invece il governo più giovane, il presidente del consiglio più giovane, i ministri più giovani, lotta alla disoccupazione giovanile. È come se ci fossero due paesi, no? Paralleli. Ma intanto voglio dire una cosa, mi ha veramente sorpreso la dichiarazione della presidente Boldrini sul sessismo di questa satira che io ho trovato irresistibile di Virginia, che tra l'altro conosco bene, una mia amica, e mi sembra anzi invece molto divertente, per niente volgare, ed è molto curioso, nel senso che se questo era sessista, allora cioè Berlusconi con la hostess, che cos'era? Ci sono tanti modi, la frase della Boldrini, ci sono tanti modi per fare satira, e quando si cede al sessismo la satira diventa qualcosa. Sì, ma non è titolata a dire. No, il presidente della Camera non deve esprimere giudizi su cosa fa ridere, cosa non fa ridere, cosa è sessista, cosa... Il Presidente della Camera deve dirigere l'ordine dei lavori, deve dire parla l'onorevole tale, parla l'onorevole tale, ma basta! Ma che razza di sistema è? Ma chi è questa Boldrini? Ma chi è questa Boldrini? Come donna? Ma veramente! Ma che il Papa? Ogni giorno deve dire questo sì, questo no, ma dirigi i lavori se sei capace! Voglio farvi vedere a questo punto, perché il Presidente della Camera trasforma le persone. Vi faccio vedere un altro pezzo, che è quello dell'intervista alla Marielena Boschi, che ne ha parlato anche lei di come lei l'ha vissuta questa cosa, in modo che mettiamo un altro pezzo e poi Edoardo ci spiega quello che finisce di dire, quello che stava dicendo. La Boschi. Mercoledì abbiamo un consiglio dei ministri in cui sicuramente verranno varati un nuovo pacchetto con tante iniziative su settori diversi. Intanto abbiamo un appuntamento importante lunedì in aula per l'approvazione della legge elettorale, che ci auguriamo dopo 8 anni finalmente arrivi all'approvazione alla Camera. E poi ci sarà tutto il lavoro da fare sulle riforme costituzionali che presenteremo a breve, riforma del Senato e del Titolo V, e poi tutto il pacchetto lavoro, rilancio dell'economia. Siamo ancora lontani dalla parità di genere? Allora, non c'è una bocciatura sulle quote rosa perché ancora non abbiamo votato in aula la parte relativa alla parità di genere sulla legge elettorale, quindi vedremo quello che succede lunedì, abbiamo ancora 2 giorni per lavorare anche su questo tema. È una legge elettorale che già comunque prevede un qualcosa che prima non c'era, cioè un 50% di candidate donne e non più di 2 persone dello stesso sesso in lista consecutivamente. Se ci sarà un'intesa con le altre forze politiche possiamo portare ulteriori miglioramenti, ma ci deve essere l'accordo di tutti. Il PD sulle quote rosa, diciamo così, ha fatto un grande lavoro portando il 40% delle deputate donne in Parlamento, e c'è un impegno assunto dal nostro segretario Matteo Renzi in direzione di garantire la parità di genere per quanto riguarda il Partito Democratico. Mi sembra che una segreteria con la maggior parte delle donne per la prima volta nel Partito Democratico e un governo che con Renzi per la prima volta ha metà uomini e metà donne siano dei passi importanti in avanti nel nostro paese. Poi c'è ancora molto lavoro da fare, perché sappiamo bene che poi nella quotidianità
quotidianità tante donne ancora hanno sfide troppo difficili da superare nel mondo del lavoro, e su quello dobbiamo lavorare, soprattutto sul garantire alle donne la possibilità di lavorare conciliando i tempi da dedicare alla famiglia, per chi vuole giustamente fare carriera, poter lavorare, avere una professione e al tempo stesso avere una famiglia, e garantire anche alle donne di poter accedere a posti di comando, da dirigenti all'interno delle loro realtà professionali. Prego. Prego, buongiorno. Prego. Grazie. Ho già risposto, ci ha strappato un sorriso. È una bravissima imitatrice, ha fatto il suo lavoro, l'ho presa con l'ironia dovuta. Credo che l'importante sia lavorare, fare bene il proprio lavoro. E lei fa il suo e io faccio il mio. Ho già risposto alle vostre domande, adesso vi ringrazio perché siamo in ritardo. Buongiorno. Allora. Questa è la risposta della Maria Elena Boschi, dice: Virginia Raffaele fa il mio lavoro, fa il suo lavoro, io il mio. Sì, ma poi sai, chi fa questo lavoro sa bene che non è Virginia da sola che ha deciso di fare questa cosa, c'è un lavoro, ci sono gli autori, non è, no, è una decisione di un gruppo di lavoro di fare una roba riuscitissima. I commenti, francamente, alcuni ho trovati proprio veramente fuori luogo su questa cosa. Però c'è un fatto, io prendo proprio a prestito il titolo di questa trasmissione, no? Che è l'aria che tira. Non, al di là delle leggi, di come si delle scelte che si fanno, dell'incidenza reale delle scelte sul paese, c'è un discorso di segnali che si lanciano. E se noi non prendiamo in considerazione il fatto che le quote rosa di questo governo e l'età media così bassa di questo governo, al di là dell'incidenza che hanno sul governo, sono un segnale per il paese. Sì, non è solo un discorso di leggi o di, il problema di, no, simboli. Di segnali che si lanciano. Il regista di Smetto Quando Voglio ha 30 anni, non è che è meno o più bravo di un altro regista perché ha 30 anni, ci sono registi cinquantenni. Claudio Amendola in questo film ha 51 anni, ha fatto il suo esordio, ha fatto un film straordinario. Certo è che per fare quel tipo di film c'è bisogno di un altro sguardo, non significa che sia necessariamente migliore, ma di un altro sguardo su chi magari questa società la vive un po' più da dentro e da un po' più da vicino rispetto a una ventina d'anni di poltrone di Parlamento, francamente, no? Fabrizio Rondolino, Emiliano Carici ha messo il suo, ha fatto le quote rosa con le montagne rosa. No, voglio dire una cosa sulla Boschi, perché... prevedo, sono facile profeta, un'ondata di polemiche su questa, di polemiche anche fastidiose su questa donna, perché lei, a proposito di sessismo, lei c'ha un difetto imperdonabile, cioè è bella e brava insieme. Questa cosa qua non viene perdonata alle donne, perché nonostante si faccia una gran polemica sulle donne che non valgono niente, ma soltanto per loro attributi vengono promosse, in realtà è esattamente quello che noi uomini vogliamo. Cioè, alla fine, all'uomo medio interessa una donna, diciamo, presentabile, gradevole, che non rompa troppo le scatole, no? Adesso te la dico come si potrebbe dire al bar, no? Questo meccanismo vale anche per la politica. Cioè, paradossalmente, noi siamo disposti ad accettare, a scusare la donna bella e stupida, tra virgolette, perché rientra in un cliché maschile rassicurante, mentre invece ci fa uscire di testa quando una donna in gamba è anche bella e quindi ha le virtù, tra virgolette, maschili, che ovviamente tali non sono, intendiamoci, ma insomma, cioè la preparazione, la serietà, eccetera, unisce anche una gradevolezza estetica. E siccome la Boschi pare che abbia questa doppio difetto o doppia qualità, io temo non tanto le satire, che poi non è la satira, insomma, in realtà è una garbata presa in giro, la satira... più cattiva, no? Ma insomma, non tanto questo, quanto in generale uno spettegolare, un guardare, un chiedersi ma come mai, un interrogarsi sulle virtù presunte o recondite di questa persona, perché gli italiani spesso e volentieri non perdonano. La convince questa interpretazione di Rondolino, e tra l'altro le chiedo anche, secondo lei, quante belle e brave davvero ci sono state nel suo partito, perché certamente il suo partito ha sdoganato le donne belle. Ma però ha anche suscitato grandissime polemiche, perché appunto le sue compagne di partito spesso e volentieri sono state additate come delle belle donne utili al capo. Ma allora, partendo da quello che ha detto Rondolino, purtroppo, ma non perché non piace essere d'accordo con lui, però purtroppo è tristamente vero quello che dice Rondolino, non solo in politica, direi in quasi tutti gli ambiti lavorativi. Certo. Io arrivo per esempio da un ambito lavorativo
ospedaliero e ho visto sempre delle donne chirurgo fare dei grandi sacrifici. Che faceva lei prima di fare politica? Le ho fatte un po' tutte in ospedale, sono partita da fare l'infermiera professionale, la strumentista, la caposala, la coordinatrice e poi fino alla direzione. Quindi direi che la mia gavetta lavorativa l'ho sempre fatta, ho iniziato a lavorare a 16 anni e quindi... Però dicevo che ho visto sempre delle donne chirurgo fare tantissimi sacrifici per cercare di sembrare che è ancora anche competenti e di cercare di rassicurare e avere fiducia da parte dei pazienti proprio perché è donne chirurgo. Quindi in politica, per carità, questo è ancora più difficile. Purtroppo il binomio bella e brava per qualcuno non è valido, ecco perché molte volte bisogna fare il doppio della fatica per cercare di affermarsi e di far vedere che siamo anche capaci oltre che magari piacenti, ecco tutto qua. Per quanto riguarda invece quello che diceva lei, francamente non lo so, io ho delle mie colleghe, ho tantissima stima e ho visto fare delle grandi cose a ministri come la Mara Carfagna, che grazie a lei abbiamo la legge sullo stalking, abbiamo un reato di femminicidio. Ho visto Maria Stella Gelmini impegnarsi tantissimo per una riforma della scuola e dell'università che le è costata, che ha pagato molto in termini di popolarità. Ho visto Stefania. No, ma io non era un giudizio che davo io, le dico solo che sulle donne della PDL abbiamo visto tante polemiche nel tempo. La questione femminile dentro il vostro partito sarà molto forte. Le polemiche di cui parlava Rondolino, abbiamo visto che siccome le politiche delle donne del PDL erano anche belle oltre che brave, da lì venivano lanciate tutte le polemiche a cui accennava Rondolino prima. Quindi francamente abbiamo fatto sempre molta fatica in questi anni a cercare di far vedere che c'era anche della preparazione dietro oltre il bell'aspetto. Se uno anche di bell'aspetto, che colpa ne ha? Storace? Guarda, posso dire una cosa, che la polemica mi fa sbadigliare questa sulla bellezza o meno. A me interessa la testa. Grande bellezza. La grande bellezza, con tutti i limiti, è bellissimo con tutti i limiti. Volevo dire, a me è capitato anche di varare una legge elettorale, fu nella mia regione, c'era il famoso listino, imposi da presidente metà donne e metà uomini. Se oggi Zingaretti ha un terzo almeno, lui è arrivato anche a metà, di donne obbligatoriamente in giunta è per uno statuto che aprivamo. Qui non è che c'è la sensibilità solo a sinistra. Poi a sinistra sono bravissimi a non far polemica sulle loro donne. Pensi a quello che stava per emergere sulla Madia, ministro. E però, poi, questa invece è una che sbaglia ministero, no? Deve andare a parlare di lavoro, sbaglia ministero, quella non gli si dice nulla. L'avesse fatta la donna di centrodestra, sarebbe stata canzonata su tutti i siti del mondo. Storace fa riferimento a questo episodio. Quando Marianna Madia divenne membro della segreteria di Matteo Renzi con la responsabilità al lavoro, doveva andare a parlare di lavoro con il ministro competente che si trova a Via Veneto, che era Enrico Giovannini, perché di fronte c'è l'altro ministero, quello dell'industria, dove c'era Flavio Zanonato, pare, si dice che lei abbia avuto un colloquio con Zanonato convinta di parlare con il ministro. E quello gli ha detto alla fine, guarda che non sono io. Adesso fa il ministro di questo paese, perché è bella, però poi ci aspettiamo di meglio, diciamo, ecco. Poi, per carità, io credo che il Parlamento farebbe bene ad approvare norme che incentivano a mettere più donne in campo in Parlamento, perché oggettivamente non va bene. Non va bene la rarefazione della presenza femminile, ma non è questo risolutivo per la buona politica. Poi bisogna anche saper selezionarle, capaci, se non si mettono le preferenze. Se si mettono le preferenze ci pensa il popolo. Allora, in Parlamento, come sapete, tutto tace perché la seduta riprende alle 14.30, però naturalmente invece il lavorio che c'è fuori dall'aula del Parlamento sarà molto intenso in queste ore, in questi minuti. Noi adesso ci colleghiamo proprio con fuori Montecitorio, con questo vicoletto che si trova proprio al lato della Camera dei Deputati, con Laura Ravetto, che è stata tra quelle più... convinte sostenitrici di questo emendamento sulla parità di genere, che ve lo ricordo, un emendamento che dovrebbe far sì che ci fossero capolisti maschi e femmine nella stessa percentuale e poi un uomo e una donna, in modo che non ci possano essere tre uomini in fila e la donna al quarto posto, che sarebbe sicuramente un meccanismo che in molti casi farebbe non eleggere le donne quando c'è solo il primo capolista o due persone. Mi sente, Ravetto? Sì,
buongiorno Mirta. Buongiorno, la metto. Allora, io ho aderito al suo appello, mi sono vestita di bianco, però in Parlamento com'è andata? A parte che le hanno chiuso la seduta, quindi, quindi bianco o non bianco, vi hanno sospeso la seduta. No, ci sono molte deputate vestite di bianco, ma il tema non è l'elemento visivo, quanto effettivamente il risultato, come diceva lei. Devo dire che io auspico almeno che si arrivi ad una mediazione. Il Comitato dei Nove non si è ancora pronunciato e neanche il Governo. Sta passando una scolaresca alle spalle della Ravetto. Non vorrei che si stessero... Guardi, si giri, c'è un sacco di bambini che passano dietro di lei. Buongiorno. Sì, vedi, e sono belli visti. Ecco, un giorno anche loro saranno in Parlamento, anche le bambine. Giusto. Ah, le maestre fanno il tipo per l'emendamento, vai. L'indiscrezione che mi sento di darle è che non vorrei che, visto che ci sono problemi di merito altri, per esempio si sta molto discutendo sulla delega o no al governo per la individuazione delle circoscrizioni, che ci si nasconda dietro il problema parità di genere e parità di accesso, quando in realtà ci sono altre trattative in corso. Ecco, no, perché le faccio la domanda, però gliela rigiro, perché stamattina leggendo il giornale ho trovato un'intervista di Daniela Santanchè, che come lei sa, pur essendo donna, sempre molto, molto presente nelle battaglie per le donne, invece in questo caso ha preso le difese invece dell'Italicum così com'è, dicendo questa cosa, dicendo chi vuol portare avanti questo emendamento sta lavorando a far saltare l'accordo Berlusconi-Renzi, quindi questo emendamento sulla parità di genere è un cavallo di Troia per far saltare tutto. Lei lo sente questo rischio o invece pensa che è un'esagerazione? Ma guardi, si figuri se io o le mie colleghe di Forza Italia abbiamo interesse a far saltare l'accordo. Chiaramente siamo una parte contraente, privilegiata rispetto alle forze politiche, per cui per ciò che ci riguarda no. Per ciò che riguarda il PD non credo neanche, perché nell'intervista la Santanchè dice le renziane non l'hanno firmato. Guardi, è la prima cosa che ho chiesto di quell'emendamento proposto dal PD. Ma le renziane l'hanno firmato e c'era una renziana col testo in mano che mi ha detto: io sono la renziana. Quindi, ma non l'ha colpita che le ministre che sono ben otto, nessuno ha fatto una dichiarazione. Scusi, non l'ha colpita che le ministre che sono ben otto, nessuno ha fatto una dichiarazione pubblica su questo? È abbastanza curioso. Io confido in Renzi e anche in Berlusconi, perché lo stesso Renzi, come abbiamo già detto anche nella sua trasmissione, si è tanto vantato di aver messo metà del cielo al governo, ecco, perché si esca dallo slogan di quando si ha la massima visibilità e si entri anche nel merito nell'ambito parlamentare, spero che Renzi da questo punto di vista voglia aiutare. Scusi, quindi ma però faccio la portavoce di Renzi, nel senso che l'ho sentito ieri sera, a che tempo che fa, lui ha detto: io sono iper favorevole alle donne che arrivano, tant'è vero che alla provincia, al comune, alla segreteria, al governo, ma poi mi sono metà donne, però non mi sembra che sia una cosa che vada fatta per legge, rimane la sensibilità dei partiti politici. Questa è la sua frase ieri sera da Fazio. Sì, guardi, detta così però significa che vuol dare parere negativo all'emendamento. Io sono molto concreta. Se fosse così e ci fosse un parere contrario, chiaramente vincola tutti, me compresa, perché io senso di responsabilità non mi porterebbe sicuramente a creare una crisi al percorso. Credo creerebbe grande imbarazzo nel suo partito, perché rammentiamo che l'emendamento del PD, quindi avresti un governo del PD che vota contro un emendamento del PD. Probabilmente ha delle ragioni, che la cosa migliore sarebbe che gli statuti dei partiti prevedessero l'elezione delle parlamentari a metà, ma come si fa a realizzare questo in uno statuto? La verità è che è realizzabile in uno statuto. Loro fanno le primarie, dividono in due liste di primarie, però ecco, in questa legge non c'è niente di tutto questo. Se devo muovere una critica o un'obiezione all'affermazione di Renzi, è perché non ci avete pensato quando avete fatto il testo base? Che previsione cioè, fa? Ce la fate o no? Ignora il problema.
Non lo so, io spero che il buon senso di tutti porti, ripeto, ad una mediazione, che può essere il 30-70, il 40-60, può essere però un segnale al Paese. Però il relatore si è già pronunciato negativamente e quindi se mi chiede quanto ottimismo ho sulla cosa, le dico 15%. Va bene, grazie Ravetto, ci vediamo presto. Io... Però Samirta, certe battaglie vale la pena di farle. Comunque, perché? Sono simboli anche di Edoardo se Leo. Perché questa battaglia piazza, non fu fatta? Perché non le nego che. Perché questa battaglia non fu fatta quando è stato votato il Porcellum a destra? Dice Edoardo Leo. Io non c'ero quando fu votato il Porcellum. Ovviamente, quindi, non, cioè, ma mi chiedo dalle donne, dalle donne della maggioranza che approva il Porcellum, perché questa discussione non fu nemmeno sfiorata. Adesso è diventata basilare. Me lo neanche le donne di sinistra la sollevarono. Allora, il tempo la risposta sia per far saltare la legge. Non lo votarono. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo con una cosa molto carina che riguarda il cinema. Allora, ieri sera, che tempo che fa, il premier Renzi ha incontrato dietro le quinte Paolo Sorrentino, che era nato anche lui da Fazio, si sono abbracciati, è stata twittata questa fotografia in cui i due stanno guardando il libro di Sorrentino, un libro bellissimo, peraltro hanno tutti ragione, che Sorrentino li ha autografato. E a proposito, tu parlavi prima, Edoardo, di segnali, di simboli, questa cosa della grande bellezza, l'Oscar, la grande bellezza, l'Italia può essere un simbolo? Assolutamente sì, è un segnale meraviglioso. Grande cinema non significa necessariamente grande film, significa quando Sorrentino è veramente un artista, ha scatenato il dibattito nel paese, anche tra quelli tra i detrattori del film. Lì significa che il film coglie nel segno, quando scatena il dibattito, anche tra chi il film non l'ha amato, però è sicuramente un regista che tenta con i suoi occhi, con la sua testa di cercare di con la sua lente di guardare in questo caso Roma, ma di guardare il paese. Poi non è detto che si debba essere necessariamente d'accordo e col film, però quando un risultato così scatena così tanto dibattito culturale, quello è il cinema, non è solo intrattenimento. E lui è riuscito a fare sia intrattenimento, perché La grande bellezza è un film che ha incassato anche tanto, e poi ha vinto anche l'Oscar, cioè è un segnale meraviglioso. E ha fatto bene Renzi, secondo me, a fare questa cosa. I nostri artisti, a volte vedo denigrato anche per Benigni in alcune situazioni, sono degli ambasciatori del nostro paese e fanno benissimo il nostro paese. Per chi viaggia tanto lo sa quanto fanno bene. È vero, è così. Allora, tu giovedì vai al cinema con la mostra del Pinguino. Da giovedì. Con questo film che vi consiglio, perché racconta veramente come la gente normale tenta di riscattarsi attraverso un sogno. Torni a parlarcene. Assolutamente sì, molto volentieri. Allora, dal 12 marzo intanto su F, la rubrica di Cairo Editori, comincia una rubrica mia che si chiamerà L'aria che tira, in cui risponderemo alle vostre domande, ai vostri problemi su tasse, casa, lavoro. E chi ci scrive a f.lariachettira@cairoeditore.it non solo la risposta sul giornale, ma potrà anche venire in studio a raccontare le proprie storie. Io vi aspetto domattina alle 11 in diretta come sempre, ringrazio i nostri ospiti, a domattina. Mom!